Buonasera amici di Passione Astronomia, bentornati a Cose Spaziali, puntata speciale di Cose Spaziali perché è quella eh, tanto promessa sulla cosmologia. Sarà la prima di due eh, puntate di Cose Spaziali che parleranno appunto di cosmologia. Eh, questa sera faremo la prima parte cioè la parte riguardante l'universo e invece la seconda eh, la seconda sessione la faremo martedì 27 giugno quindi quando si sarà concluso lo star party eh, martedì 27 giugno faremo la parte relativa al big bang quindi come sempre condividete la live eh, io vi ricordo che eh, domani giovedì sera ci sarà la live di Presentazione del viaggio che Passione Astronomia ha organizzato per visitare il deserto di Atacama e il cielo, eh, vedere il cielo più, più scuro del mondo, in compagnia con, con Daniele Gasparri che sarà là e vi farà un po' da guida per tutta la durata del tour. Eh, buonasera a tutti i nostri amici, buonasera al fandom che vedo che si stanno collegando e che dire, io non ho molte altre, eh, molte altre notizie da darvi ehm, legate alle attività di passione astronomia. Tra poco comincerà lo star party, per cui insomma pubblicheremo anche le nostre attività. Che facciamo che facciamo che faremo eh, direttamente lì allo star part quindi continuate a seguirci sosteneteci condividete la live e direi che questa sera per questa sera è tutto e possiamo cominciare a entrare nel vivo della prima parte la prima parte che vi dicevo dedicata all'universo e alla cosmologia quindi ehm, ho preferito dividere in due eh, questa, questa diciamo conferenza, questo, questo speech sulla, sulla cosmologia per renderlo un pochino più uh, fruibile, eh, in quanto comunque i concetti sono tanti, concetti magari non tutti saranno eh, di immediata come dire visualizzazione nella, nella, nella mente, perché eh, dovremmo un po' ragionare in astrazione, per cui ci occuperemo questa sera di che cos'è l'universo, eh, non parleremo di come, di come si è formato, faremo solamente un accenno. E quindi, che, che forma ha, le classiche domande che un po' ci poniamo tutti: no? dentro cosa si espande, cosa c'è al di là, eh, quanto è grande, perché guardiamo nel passato, eccetera, eccetera. E, e la prossima volta, invece, quindi fine giugno, martedì 27 giugno, ci occuperemo invece della parte del Big Bang. Quindi, che cosa è stato questo? questo che viene chiamato questa enorme, quest enorme esplosione, che non è in effetti stata un'esplosione, dalla quale sembra si sia originato il tutto, con una successione di eventi un po' particolare, eh, però insomma avremo modo di approfondire bene ehm, la prossima volta. Allora, io devo farvi una doverosa premessa, però, prima di cominciare, ehm, di, di, di entrare nel vivo eh, di, di questa sera. La premessa è che ehm, dobbiamo eh, capire che la cosmologia è una parte, è una, è una scienza, una branca dell'astronomia che, come dire, è un po' a volte largamente incompleta, è una delle, mh, delle, delle discipline più difficili da, da potersi studiare perché... Eh, molte cose non le conosciamo ancora <ride> quindi molte cose sono sotto indagine molte cose necessitano ancora di prove per essere, eh, per essere confutate quindi a volte, non tutto abbiamo diverse evidenze, abbiamo diverse prove di quello che vi andrò a raccontare questa sera però non tutto a volte è, eh, è certo è ancora definito per cui abbiamo ancora delle teorie o addirittura delle ipotesi e vi dirò a che punto so, a che punto siamo con i vari modelli. Un'altra cosa importante, non riusciremo a ragionare in quattro dimensioni, perché, come sapete, Einstein ha interconnesso lo spazio tridimensionale con la quarta dimensione che è il tempo, e quindi molte volte noi dovremo sacrificare almeno una dimensione spaziale. Quindi ciò che noi siamo abituati a vivere come spazio tridimensionale, quindi come a un volume molte volte lo dovremmo, eh, lo dovremmo ridurre a una superficie. Quindi, quando io vi dirò, ehm, ci saranno dei vari diagrammi che ce lo faranno vedere, questo è l'universo, magari voi vedrete un tavolo, un, pia un piano, ecco, quello è il nostro universo tridimensionale al quale abbiamo sottratto una dimensione, perché altrimenti non sarebbe né facilmente capibile né semplicemente eh, visualizzabile a schermo. Per cui... Eh, una dimensione spaziale la dobbiamo, la dobbiamo eh, sacrificare. La terza cosa, noi, dovremo, noi ragioneremo molto per modelli questa sera. Ragioneremo per modelli perché è difficile, se non con il formalismo matematico, ma nessuno qui vuole una lezione di matematica, io non farei mai una lezione di matematica, ehm, per poter spiegare determinati aspetti, della cosmologia dovremmo ridurre tutto a un modello quindi qui lo vedete bene eh, il nostro intento è quello di, ehm, è quello di eh, avere la, la descrizione della casa di app okay? che è, eh, che è il, il famoso film quella è la realtà che noi vogliamo eh, la vogliamo rappresentare quindi questa casa volante con i palloncini per poterla rappresentare, per poterla descrivere, dovremmo ridurci a un modello. Allora, un conto è avere un modello accurato come questo, sul quale, ad esempio, abbiamo la possibilità di vedere insomma, le fattezze della casa, ci sono i palloncini, è un modello un po' grossolano, però descrive abbastanza bene la realtà che vogliamo, eh, vogliamo rappresentare, vogliamo studiare. La descrive perfettamente? No. Innanzitutto il materiale è diverso, la scala è più piccola, il numero di palloncini è enormemente differente. Un'altra cosa, questa casa non vola, questa casa è un lego, quindi è piantata a terra, non, non vola, non si libera nel, nel, nel cielo come la casa del film. Quindi un modello riduce o sacrifica alcune componenti della nostra discussione per descrivere in maniera generica o generale determinati aspetti. A volte dobbiamo dimenticarci di alcuni, proprio di alcuni dettagli e ridurreci a un modello che spiega soltanto una sola caratteristica, cioè che noi stiamo parlando di una casa. Punto. Non parliamo di palloncini, non parliamo del materiale di cui è fatta la casa, della forma della casa. Noi in questo modello stiamo descrivendo semplicemente che una casa è fatta da quattro mura, qualche porta finestra e un tetto fine. <ride> Quindi, questa è il, la premessa che dobbiamo fare. Non potremo descrivere. Tutti gli aspetti contemporaneamente, come se steste guardando una fotografia, che voi vedete un'immagine e quell'immagine vi dice tutto. Ecco, questo non lo possiamo fare in cosmologia. Diversi aspetti li definiremo con un modello che però ne esclude altri. Sarà la mescolanza di questi vari modelli che ci faremo in testa, che ci darà un po' quello che è il panorama e la visione eh, del nostro universo. Io questa live, eh, questa volta l'ho un po' ehm, cambiata ehm, rispetto alle, alle altre volte perché ehm, non voglio partire dalla storia della cosmologia, cioè da dove siamo partiti per arrivare a fin dove siamo arrivati. Questa sera noi partiamo subito direttamente con quello che è il nostro modello cosmologico attuale, quello che viene chiamato il modello standard della cosmologia, cioè il modello standard delle particelle. È il modello standard della cosmologia si chiama lambda CDM. Noi partiamo direttamente così col botto, descriviamo com'è, cos'è, cos di cosa è fatto, cosa c'è dentro l'universo, come si sta evolvendo, eccetera, e poi in coda parleremo di come siamo arrivati, di quali sono le tappe che abbiamo seguito per arrivare a, questa, a questo modello che oggi abbiamo. Il lambda CDM è il modello che oggi va per la maggiore, cioè quello che ha collezionato. La maggior, il maggior numero di prove che lo sostengono. Ci sono tanti modelli cosmologici, perché ci sono tante teorie che fanno diverse predizioni, ma poi devono essere spiegate sia con un formalismo matematico che poi con, devono essere supportate con delle prove. E il lambda CDM è quello che a oggi sta collezionando eh, più prove e, e in, aspetta gli altri, e sembra che tutti gli indicatori ci dicano che questo modello è corretto perché? E gli ingredienti del modello sono due fondamentalmente in che cosa si accorda il lambda CDM con le teorie che abbiamo a disposizione, ad esempio, ci dice il lambda CDM prevede che l'universo nasca con un Big Bang. E siccome dalla, dal Big Bang discende la radiazione cosmica di fondo, nella quale abbiamo una prova, ok, la CBE noi, eh, noi ce l'abbiamo, scusate. Eh, siamo passati troppo oltre. Ecco qua. Volevo la penna. Grazie. Ecco noi. Dicevo la CBE, la, la radiazione cosmica di fondo. Noi l'abbiamo la, la, trovata. Quindi è, un, è, è qualcosa che c'è. E possiamo spiegare soltanto in un, in un qualche modo. E questo qualche modo è appunto il Big Bang. Quindi il, il, il Big Bang deve entrare per forza nel modello di, eh, di, 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 che descrive l'evoluzione del cosmo. Quindi. Nel modello cosmologico attuale lambda CDM il Big Bang trova piena, ehm, piena, piena dimora. Non solo, il lambda CDM spiega bene anche la struttura e la forma dell'universo. Ecco, sulla forma ci torneremo, perché è una parola molto fuorviante, è meglio usare la, la terminologia geometria e poi capiremo che cosa significa della geometria dell'universo a grande scala e poi eh, l'espansione accelerata. L'espansione accelerata che abbiamo trovato grazie all'evidenza delle supernove di tipo primo A. Noi oggi sappiamo che il nostro universo sta espandendo sempre più velocemente, quindi è in accelerazione l'espansione. Ecco, questi sono gli ingredienti con i quali il Lambda CDM si trova in maggior accordo. È il modello che meglio eh, si adatta a queste prove osservative, a queste teorie che lo descrivono. Di cosa è fatto? il nostro universo basato sul modello lambda CDM. Gli ingredienti sono tre e li trovate qua su. La prima, la materia ordinaria, cioè la materia barionica, gli atomi, le molecole che vanno a creare poi dopo la polvere, il gas, le stelle, i pianeti, le galassie, cioè tutta la massa che noi conosciamo. La, la famosa equivalenza massa-energia è uguale a mc al quadrato. Ecco, questa è la parte chiamata materia barionica che, come vedete, eh, incide soltanto per il 5% di tutto il bilancio energetico dell'universo, cioè di tutto ciò di cui è fatto l'universo, ciò che noi vediamo e che conosciamo, quindi la Terra, il tavolo, io, noi, la popolazione mondiale, tutti i pianeti, tutte le galassie dell'universo, tutti gli atomi del, creatisi nel Big Bang, fanno parte di quel 5%. E questa è la parte che noi conosciamo. Poi abbiamo due porzioni che ehm, sono al momento sconosciute. Una è la materia oscura, la cosiddetta materia oscura fredda, della quale noi stiamo cercando di capire, stiamo cercando di trovarla, stiamo cercando di capire di che cosa è fatta, se sono particelle esotiche. Noi sappiamo che c'è qualcosa che fa sentire i suoi, la sua presenza a livello gravitazionale, ma non interagisce con nient'altro. Quindi interagendo solo con la gravità... Noi abbiamo bisogno di una fisica che la spieghi e di un esperimento di fisica che la trovi questa, eh, questa materia. Però ne vediamo gli effetti. Quindi è come dire, io sono dietro, in casa mia, dietro al, al vetro della, 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 della mia finestra, guardo fuori, vedo le cime degli alberi che si muovono e non capisco perché, perché non conosco il vento. Io non vedo nulla che scuote le cime degli alberi, non ho nessuna sensazione, però vedo un effetto. Ecco, noi vediamo questo. Vediamo degli effetti gravitazionali che non possiamo spiegare in altro modo se non con la presenza di materia addizionale che però non fa parte di quel 5% che noi vediamo. Quindi, un 27% del nostro universo è fatto di qualcosa che, che pare esserci perché ne vediamo gli effetti, ma purtroppo non, non, non riusciamo ancora a trovare. E poi il, quasi il 70% qua è la cosiddetta energia oscura. Questa è ancora più criptica e ancora più sconosciuta della precedente, perché questa proprio non abbiamo la minima idea di cosa sia. Abbiamo delle ipotesi, eh, non abbiamo prove ancora a sostegno di questa cosa qui, però sappiamo che l'universo sta espandendo in maniera accelerata e riteniamo che la causa principale di questa espansione accelerata sia appunto questa energia oscura che eh, riempie il, quasi il 70% del bilancio energetico dell'universo. Eh, L'energia oscura viene, che è, viene se, rappresentata con eh, la lettera lambda, che è la costante cosmologica che troviamo all'interno dell'equazione eh, di campo di Einstein della relatività generale. Per questo il modello si chiama lambda CDM, lambda costante cosmologica. CDM, Cold Dark Matter, quindi il modello che prevede sia la costante cosmologica che la materia oscura, che il nostro 5% di materia barionica ordinaria. Per cui questo è il modello che a oggi è più accreditato e funziona. Ci sono alcune cose oscure, certamente, perché se l'universo è fatto da questa torta che voi vedete qui, la sua evoluzione è spiegata dall'immagine di sinistra. Quindi il modello prevede che ci sia un'origine del tutto, un Big Bang, che è sempre rappresentato con questa enorme esplosione, anche se vedremo che di esplosione non si è trattato. Eh, poi abbiamo una successiva espansione, lo vedete, l'universo si espande nel tempo e pian piano si raffredda, si diluisce e come vedete ogni tassellino di spazio-tempo diventa via via sempre più grande. Questo è dato dall'espansione. Quindi lo spazio-tempo si espande, allontana le galassie tra di loro e a un certo punto si vede come questo, ehm, questo cono di espansione inizia a divergere sempre più velocemente, eh, denotando che abbiamo un'espansione accelerata. Sono tutti concetti che incontreremo più avanti, ma che adesso vi sto un attimo rappresentando in questo modo. Questo è il nostro modello oggi più accreditato per descrivere il nostro universo. Um, io ogni tanto controllerò se magari ci sono delle domande, quindi io ho davanti la presentazione quindi non vedo sempre tutto, però ogni tanto salto di là per controllare se ci sono domande. In ogni caso, faremo la sessione di domande sicuramente verso la fine. Bene, andiamo avanti. Um, come, come definiamo l'universo? È importante distinguere, questa è una domanda tipica che cos'è l'universo intero e che cos'è l'universo osservabile. Sono due cose differenti e non coincidono. Non è che parlare di universo significa, eh, significa quello che vediamo o quello che non vediamo. Vediamo di distinguere. L'universo osservabile è ciò che noi vediamo stando qua sulla Terra. È la porzione dell'intero universo che molto probabilmente è molto più vasto. Di quello che noi possiamo vedere ed è la parte accessibile, quindi è la parte di universo, è quel volume di universo che noi possiamo vedere perché dal Big Bang a oggi la luce ha avuto tempo per propagarsi. Quanto tempo ha avuto la luce per propagarsi in questo volume? 13,8 miliardi di anni. In realtà un po' meno, <coughs> perché la luce emerge eh, più avanti, a 380 mila anni dopo il Big Bang, ma è un dettaglio, lo vedremo la prossima volta, stiamo a 13.8 miliardi di anni. Quindi, tutto ciò che vediamo il più lontano possibile si trova a 13,8 miliardi di anni luce. Ciò che sta a 15 miliardi di anni luce è la luce di quell'oggetto non ha avuto abbastanza tempo per arrivare a noi, sulla Terra. Il raggio di luce è ancora in viaggio. Perché? Perché l'universo esiste da 13.8, quindi se un oggetto sta a 15... Avendo la luce una velocità finita, eh, la luce ha bisogno di tempo per arrivare qua. Quindi tutto ciò che non ha avuto abbastanza tempo per, eh, per arrivare a noi come informazione ci è preclusa. Essendoci preclusa, noi non la possiamo vedere. Questo orizzonte però cambia nel tempo, cioè più il tempo scorre, e lo vedete qui, più il tempo scorre, no, non voglio la gomma voglio la penna, ecco, più il tempo scorre verso l'alto, più chiaramente è come se io stessi osservando un orizzonte da una posizione sempre più alta sulla superficie terrestre. Ora, guardate il primo esempio, se io mi trovo qua il mio orizzonte è questo, quindi io vedo solamente una piccola porzione di quello che è la Terra, ma non posso dire che non esiste nient'altro al di là del mio orizzonte, semplicemente perché non lo vedo. Più passa il tempo, più l'universo si espande, più la luce ha tempo di arrivare a noi e quindi più il tempo passa, più io amplio il mio orizzonte visivo. Quindi un universo di 5 miliardi di anni non ha lo stesso orizzonte di un universo di 13. Noi siamo a 13.8, possiamo vedere ciò che sta entro i 13.8 miliardi di anni, ciò che è al di là non ha avuto ancora abbastanza tempo. Questo è il nostro universo osservabile, cioè, cioè quello che noi possiamo vedere puntando un telescopio nel cielo, noi riusciamo a vedere fin lì perché quella luce è arrivata ai nostri occhi, è arrivata ai nostri strumenti. La luce che è ancora in viaggio è ancora in viaggio, quindi non la possiamo vedere. Diverso è il discorso dell'intero universo. L'intero universo è probabilmente infinito. Dico probabilmente perché non lo sappiamo, non lo sappiamo perché estendendosi al di là dell'universo osservabile non possiamo misurarlo. Quindi noi possiamo misurare ciò che vediamo, noi possiamo fare scienza su ciò che vediamo, e ciò che vediamo è l'universo un osservabile. Ciò che sta al di là può essere ipotizzato con teorie, formulazioni matematiche e buonsenso, ehm, però non ne abbiamo una prova, non ne abbiamo una prova che ci sia un universo infinito eh, al di là, diciamo, del nostro orizzonte. E poi dobbiamo definire un attimo che cos'è questa parola infinito, perché noi immaginiamo l'infinito, supponiamo l'infinito dei numeri. Ecco, l'infinito dei numeri, da 0 a più infinito, da 0 a meno infinito, sono numeri infiniti, cioè non hanno mai fine. Quindi non c'è un limite. Quindi se l'universo fosse infinito e illimitato, quindi non ha un limite, vuol dire che è infinito in tutte le direzioni. Cioè è infinito nella lunghezza, nella larghezza e nell'altezza. Non ha fine da nessuna parte e noi ne vediamo soltanto una porzione, cioè quella che è all'interno del nostro universo osservabile. Ma c'è anche un altro tipo di infinito. Immaginatevi, guardate l'immagine della Terra che avete qua sullo schermo. La Terra è una superficie infinita ma limitata. Che cosa significa? Significa che la superficie della Terra è Quella, ok? Se io la, la srotolassi, avrei un'area ben definita di, di questa terra, non è infinita nelle, nelle tre dimensioni. Quindi è sicuramente limitata perché il pezzo di, di terra è quello lì, ok? Srotolando tutta la terra da sferica, a, 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 di, 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 distribuendola su un piano, però è anche infinita perché? Perché non c'è un bordo. Cioè se io continuo a camminare sulla Terra non mi accorgerò mai di essere arrivato al, alla fine della Terra. Non è come un tavolo che cammina, 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 a un certo punto arrivi sul bordo del tavolo, quello è il confine, qua c'è il legno del tavolo, di là c'è un'altra cosa. Sulla, su una superficie della sfera questo non accade. Quindi potrebbe essere fatto così il nostro universo, cioè io potrei viaggiare in linea retta nello spazio e prima o poi... E mi posso anche ritrovare dal punto di partenza se l'universo fosse fatto in questo modo, ma sarebbe un universo infinito in cui non c'è una, una fine, non c'è un bordo. E notate che qui abbiamo già tolto una dimensione, perché noi siamo sulla superficie della sfera, della Terra. Non vi sto parlando di stare all'interno del volume. Se stessimo dentro la sfera, al bordo c'è come? Perché cammina, cammina, prima o poi arrivi al bordo interno della Terra. E quindi, se gratti, gratti, guardi di là, vuol dire che c'è un bordo, ma allora non è più infinito eh, l'intero universo. Ok? Quindi, o è infinito in tutte le direzioni e non ha una fine, oppure è limitato, ma noi lo percepiamo infinito perché non esiste un bordo. Tenete anche presente che eh, questo è un qualcosa che difficilmente riusciremo a scoprire, cioè oggi noi non lo sappiamo. Eh, se è così o cos'ha, però lo consideriamo infinito perché non vi è nessuna ragione di pensare al nostro universo come una bolla che si sta espandendo eh, dentro qualcosa. Inoltre, noi sappiamo dalla cosmologia che l'universo è più esteso di quello che vediamo e poi vedremo perché. Allora, stiamo ancora sull'intero universo e l'universo osservabile. Allora, ogni osservatore nell'universo si trova al centro del suo universo osservabile. Cioè noi siamo nella via Lattea, sulla Terra, che a queste scale coincidono, in qualunque direzione dell'universo noi guardiamo sotto, sopra, destra, sinistra, avanti, indietro, non importa, noi vediamo sempre oggetti che stanno al massimo a 13.8 miliardi di anni di luce. Quindi noi diciamo, siamo al centro dell'universo. Inoltre... Se noi misuriamo l'allontanamento delle galassie, lo spostamento verso il rosso, noi diciamo anche che tutte le galassie si allontanano da noi. Cioè, da noi è una, dalla nostra galassia c'è una fuga di tutte le galassie. Ma noi siamo un osservatore, supponiamo di essere questo osservatore qui. Noi siamo su questa verticale, quindi noi siamo in questa posizione. Perfetto. Questo è il nostro orizzonte eh, osservativo dato dai 13 miliardi di anni che eh, sono trascorsi dal Big Bang. Ma se l'universo è veramente infinito, e in questo caso è infinito, limitato, lo stiamo rappresentando come la superficie di una sfera, potrebbe esserci un altro osservatore, questo, che anche lui si trova in un certo punto dell'universo e che vede il suo universo osservabile, che non coincide con il nostro. Una parte è in comune, questa. Quindi questa parte qui la vediamo entrambi. Noi la misuriamo da qua e lui la misura da qui. Ok? Quindi quella porzione di galassie la vediamo, le vediamo, sono in comune. Ma tutta l'altra parte, tutta questa parte, non la gomma, grazie, ma la penna. Tutta questa parte di universo qua, noi non possiamo vederla perché è al di là del nostro orizzonte osservativo. Possono vedersi i due osservatori? No. I due osservatori sono all'esterno dei propri orizzonti osservativi. Quindi è come dire, noi siamo qua in Italia e allora l'Australia non esiste semplicemente perché non la vediamo. L'australiano potrebbe dire la stessa cosa. Cioè, per noi l'Australia è sotto l'orizzonte. Quindi noi non possiamo dire che non c'è semplicemente perché non la vediamo. Dal suo punto di vista, l'australiano dice la stessa cosa. L'Europa non esiste perché è sotto l'orizzonte. Semplicemente non possiamo avere contatti. Causali perché siamo troppo distanti, siamo all'esterno dell'orizzonte del, dell osservativo eh, reciproco. Quindi fondamentalmente, eh, ogni osservatore all'interno dell'universo crede e pensa di essere al centro. Tutti gli osservatori dell'universo misurano la stessa età dell'universo, quindi, civiltà evolute come la nostra o anche di più, o comunque civiltà che hanno scoperto le leggi della fisica misurano la stessa, la stessa età dell'universo, ovunque, perché tutto l'universo è nato a quell'epoca. E non solo, tutti gli osservatori misurano lo stesso valore della costante di Hubble, cioè tutti gli osservatori dell'universo, e qui sto parlando dell'intero universo, misurano il tasso, il tasso di espansione che misuriamo noi, anche se non si vedono l'un l'altro perché l'universo de definito come l'intero universo, essendo uno unico, infinito, limitato oppure no, ma è quello, le leggi della fisica devono valere ovunque e quindi ciò che funziona da noi funziona anche altrove. Bene, qui stiamo immaginando un universo sferico. Si badi, noi stiamo sulla superficie della sfera, non dentro, ok? Quindi abbiamo tolto una dimensione spaziale Bene, ma se il nostro universo allora fosse finito, infinito, scusate, limitato, quindi la superficie di una sfera, io potrei accorgermene che mi trovo sulla superficie di una sfera. Sì e no. Si entra nel discorso di quella che è la geometria dell'universo. Se notate, io la parola forma l'ho cancellata, perché forma è una parola che ci porta fuori strada. Se io penso alla forma sferica, non mi viene in mente di abitare sulla superficie della sfera, ma dentro. Se allora sono dentro, allora c'è un bordo, allora l'universo si espande come un palloncino all'interno di qualcosa, mentre tutto lo spazio-tempo è nell'universo, quindi non c'è un qualcosa, una scatola contenitore dove l'universo si sta espandendo. Quindi siccome non riesco a immaginarmelo, un volume infinito limitato che si espande, tolgo una dimensione spaziale e lo riduco a una sfera, così io posso girare quanto voglio sulla mia sfera e non trovo nessuna, nessun ostacolo e quindi dico che l'universo è infinito. Bene, ma se io volessi fare una misurazione eh, e capire quanta materia e quanta energia c'è all'interno dell'universo, perché? Perché dovrei fare un esercizio di questo tipo? Perché noi sappiamo dalla relatività generale che la presenza di massa incurva lo spazio. Lo spazio-tempo. Lo sappiamo. La Terra sta intorno al Sole perché si trova nella fossa gravitazionale del Sole. Quindi lo spazio-tempo qui è incurvato dalla presenza del Sole. Ma anche l'intera galassia incurva lo spazio-tempo. Tanto è vero che Andromeda e la Via Lattea si trovano vicine come pozze gravitazionali si stanno andando a scontrare, quindi vuol dire che stanno cadendo l'una verso l'altra. Ma allo stesso modo gli ammassi di galassie hanno una loro curvatura dello spazio-tempo. Quindi se io vado a guardare tutte queste curvature, che cosa ottengo? Qual è la forma media generale di tutto l'universo in base a queste curvature? Se c'è tanta materia potrebbe essere molto curvo e quindi essere come la superficie di una sfera. Eh, quindi la, la materia incurva talmente tanto lo spazio-tempo che non è piatto come un tavolo, ma si, si piega, diciamo, perché lo spazio-tempo è qualcosa di molto flessibile, cambia, eh, può essere strizzato come vogliamo in presenza di massa, eh, alla fine sono gli effetti della gravità. Quindi... Se c'è tanta massa, potrebbe, lo spazio-tempo potrebbe essere incurvato. Se invece ce n'è poca di massa, l'universo potrebbe essere fatto a forma di sella. Se invece c'è una determinata quantità di massa molto ben bilanciata, l'universo potrebbe essere piatto. Come me ne accorgo? Disegno dei triangoli nell'universo. In realtà noi non abbiamo disegnato dei triangoli, abbiamo studiato la radiazione cosmica di fondo, abbiamo... Ehm, studiato la distribuzione della, della, della massa della materia, però se siamo su una superficie incurvata le, la geometria di Euclide non vale più. Quindi la somma degli angoli interni di un triangolo non fa più 180 gradi su una forma sferica o, ehm, o a sella. Quindi su larghissima scala, non a livello locale come una galassia o tra noi e Andromeda, io non voglio disegnare un triangolo nello spazio tra noi e Andromeda e un'altra un un galassia. Noi stiamo parlando di, di raggi molto più ampi, di miliardi di anni luce. Okay? Quindi su vastissima scala l'universo come si presenta e come si presenta? Abbiamo fatto i calcoli e l'universo si presenta piatto. Noi abbiamo fatto delle misurazioni eh, e appare che la geometria a livello globale dell'universo, a livello ehm, su larga scala è piatta. Questo vuol dire che c'è un preciso bilanciamento tra eh, la, 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 la materia, l'energia e tutti gli ingredienti del, ehm, che, che compongono il cosmo. Perché? Perché alla fine. La gravità non è così tanta da incurvare troppo lo spazio-tempo e non è così poca da fare in modo che diventi una sella, è del valore giusto affinché sia bello piatto. Ma attenzione bene, non cadiamo nell'errore che eh, lo spazio è piatto, ma se il modello cosmologico della, del, della sfera infinita e limitata è corretto, eh, noi dovremmo accorgerci no, della curvatura. Se siamo sulla superficie di una sfera, perché non ce ne accorgiamo? Beh, non ce ne accorgiamo perché il pavimento di casa nostra non è piatto, eppure noi stiamo sulla superficie di una sfera, la terra è sferica. Okay? Quindi il raggio di curva, se io fossi un omino così grande, ah, me ne accorgerei benissimo che sto sulla superficie di una sfera, perché ne vedrei la curvatura. Ma se noi siamo una piccola galassietta dentro questo microscopico quadratino di spazio-tempo, è talmente grande la sfera che il raggio di curvatura ce la fa apparire praticamente piatta. Non sappiamo dire qual è il caso, ok? Non sappiamo neanche dire se l'universo è infinito in tutte le direzioni, quindi se questa sfera è corretta, ma noi sappiamo che la geometria dell'universo globale è piatta. Quindi, che sia una sfera immensamente grande, e noi stiamo nel quadratino lì, o che sia infinitamente esteso in tutte le direzioni, quindi non sferico, questo non lo possiamo dire e non lo possiamo sapere. Però sappiamo che su larga scala il nostro universo è piatto, perché abbiamo fatto i calcoli. Di nuovo, che cosa significa larga scala? Soprattutto noi stiamo al centro di questo universo che guardiamo, no? l'universo osservabile noi ci troviamo al centro. Allora dobbiamo un po' ringraziare questi due signori che ci hanno dato una grossa mano nella comprensione del, dei modelli cosmologici, Alan Friedman e George Lemaitre. Eh, Lemaitre è il padre del Big Bang, ad esempio, e della nucleosintesi primordiale, insieme ad altri. E, Alan, e Alexander Friedman è colui che ci ha dato delle soluzioni per l'equazione della relatività di Einstein che ha definito alcuni modelli cosmologici. Come ci arrivano a, questo, a questi concetti e soprattutto da dove partono? Come vi ho detto all'inizio, a volte bisogna partire anche con delle congetture di buon senso. Allora, siccome è finita l'epoca in cui la Terra è al centro, in posizione privilegiata, perché Dio l'ha voluta al centro, perché un'entità l'ha voluta qua, non c'è ragione di pensare questa cosa. Quindi la Terra non occupa nessuna posizione privilegiata nell'universo. Noi abbiamo l'illusione di essere al centro perché osserviamo da qua e vediamo le galassie che se ne vanno da noi. Ma siccome questa sensazione ce l'ha chiunque all'interno di qualunque altra galassia, ognuno degli altri osservatori può dire di essere al centro. Per cui se vale per noi e vale per loro, la Terra non è in una posizione privilegiata nello spazio o nell'universo. Um, cosa ho appena fatto? Aspettate che ho appena incasinato le cose. Ok, tornate. Uh, dopodiché, come è fatto l'universo? Come si è distribuita la materia all'interno dell'universo? <coughs> Se non ne ho una prova evidente che mi dice il contrario, non avrebbe senso dire che ogni porzione di universo che io guardo... Debba per forza essere diversa l'una dall'altra perché altrimenti ci vuole una ragione affinché quella zona sia diversa da quella là. Quindi, vi, visto che noi non abbiamo questa evidenza, anzi i dati ci dicono il contrario: ogni porzione molto grande di universo è sostanzialmente indistinguibile da un'altra. Quindi, se io prendo un volume di universo di due miliardi di anni luce per lato, un cubo, e lo confronto con un altro da un'altra parte. Quelle due regioni contengono bene o male la stessa quantità di materia, la stessa quantità di energia. Sì, forse magari disposta in un altro modo, ma cambia poco, ok? Ehm, non c'è motivo di pensare che ci sia un sacco di concentrazioni di materia da un lato e quasi vuoto dall'altra. Noi sappiamo che bene o male la densità dello spazio è circa 4 particelle per metro cubo e questo vale in tutto l'universo. Inoltre non vi dia ragione di pensare che la materia non sia uniformemente distribuita dappertutto. Quindi non ci sono zone privilegiate. Alla fine noi la possiamo immaginare in questo modo. Su vasta scala l'universo può essere paragonabile a un campo da calcio. Guardate un campo da calcio dall'alto e vi sembra un tappeto erboso tutto verde, uniforme. Ok. Quindi se io guardo una zona qui del campo da calcio, forse una zona qua del campo da calcio è sostanzialmente indistinguibile da quest'altra, ok? Quindi su larga scala quelle due zone sono identiche e bene o male contengono anche lo stesso numero di fili d'erba, più o meno, in media, ok? Ma se vado a piccola scala, quindi ad esempio a livello della galassia o anche più piccolo, alle differenze le vedo. Perché? Perché tra il Sole e i pianeti c'è solamente un po' di polvere e poco altro. Poi tra il Sole e la prima stella vicina, la prossima Centauri, non c'è quasi niente, se non vabbè, la nube di Orte, ok. Poi le distanze interstellari sono praticamente vuote. Quindi su piccola scala i fili d'erba hanno degli spazi vuoti. Okay, qui c'è terra, qui ci sono un ciuffetto d'erba, qui ci sono altri due o tre fili, qui ce n'è uno da solo isolato, eccetera. Su piccola scala le disomogeneità ci sono, ma su larga scala valgono i principi che ci siamo detti e ne abbiamo la prova di questi principi perché lo abbiamo fotografato. Abbiamo utilizzato il telescopio Hubble più volte, abbiamo fatto più volte l'esposizione del, del campo profondo di Hubble, questo è l'ultimo che ha fatto. Se non ricordo male, è del 2011 forse, adesso non ricordo correttamente, però è più recente di quello del 2004. Ecco, guardate bene: Hubble ha fotografato una piccola regione di cielo. Guardate quanto è piccola questa regione di cielo in proporzione alla Luna, che la vedete lì, ok? Quindi è praticamente una micro porzione eh, di cielo. E l'immagine che vedete è quella di sinistra, cioè. Al netto di questa, che è una stella, questa qui, aspettate, ce n'è un'altra, non ne avevo vista perché questa è una stella, e le altre sono tutte galassie. Ed è incredibile questa immagine perché noi stiamo vedendo lontano nel cosmo un avventsamento incredibile di galassie, tutte vicine tra di loro. Ricordatevi, guardando lontano, noi vediamo il passato del cosmo perché la luce è ha bisogno di tempo per, per viaggiare, quindi quella è una fotografia del cosmo antico, ci sono alcune galassie di, di oltre 13 miliardi di anni fa in questa immagine, ok? Non sono le più evidenti, ovviamente, ma lì si vede benissimo come erano tutte addensate, ammassate, segno okay, che l'universo era più piccolo in passato. E se noi facciamo questo esercizio di fare questo campo ultra profondo, ovunque, prendendo a caso un punto nell'universo, e noi otteniamo più o meno lo stesso numero di galassie in ogni regione. Quindi l'universo è omogeneo, è isotropo, cioè la materia è distribuita bene o male a livello medio in maniera uniforme in tutto l'universo. Controllo se c'è qualche domanda. Sì, Maria, sono tutte galassie, quelle che vedi qua. Ehm, poi adesso vediamo un attimo, così vi do un attimo di, di tregua. Um... Dennis, ha una teoria carina. Io ho la convinzione che sia sferico in un sottouniverso con leggi ancora sconosciute che ce ne siano infiniti universi. La teoria del multiverso possibile, ma se è vera, non avremo accesso a questi multiversi. Perché noi abbiamo accesso soltanto alla nostra porzione di universo osservabile. Ricordatevi, ragazzi, a noi sembra una sfera perché. Noi guardiamo in tutte le direzioni quindi il nostro universo sembra sferico perché è una bolla di spazio-tempo che si espande da 13,8 miliardi di anni. Fine, quindi è per quello che per noi è sferico. Eh? Ma è sferico perché è un volume di spazio che noi stiamo guardando dal centro. E siccome ogni punto è equidistante dal centro, l'unica forma geometrica che ci garantisce l'equidistanza è la sfera. Per quello che noi diciamo che l'universo è sferico, ma la forma, la geometria dell'universo è piatta e lo sappiamo da dati scientifici. Okay? Quindi noi percepiamo che è una sfera, ci sembra di essere all'interno della sfera al centro, ma in realtà questa la distribuzione della materia e la geometria dello spazio è piatta. È piatta. Scorro su e guardo se c'è ancora qualcos'altro. Um, um. Allora, Alfredo, è possibile che una delle galassie primordiali che stiamo vedendo col James Webb possa essere la nostra via rialatta informazione se l'universo fosse chiuso e più piccolo del previsto? Cioè, tu stai dicendo, se ho capito bene. L'universo è talmente piccolo che la luce della galassia ha fatto il giro completo e la stiamo osservando? No, non può essere, non potrebbe essere perché... Ah, aspetta però, noi ne misuriamo il redshift, eh, però la vedremmo... Ehm... No, avremmo un problema perché eh, su una superficie sferica i raggi di luce paralleli tenderebbero a convergere. E invece su una superficie a sella i raggi di luce tenderebbero a divergere. Quindi, il, per il fatto che abbiamo un universo piatto, eh, quello che noi vediamo è effettivamente una galassia distante che noi vediamo quando era bambina. Non, non credo che sia possibile vedere la Via Latte, appunto perché la luce ha fatto tutto il giro. E comunque oggi l'universo ha una dimensione tale che questo, anche se fosse sferico. Non sarebbe possibile. Uh, ok, uh, direi che uh, torniamo di là. Monica Trevisani, ma per definizione ciò che sta oltre 13.8 miliardi di luce dovrebbe precedere il Big Bang, quindi non sarebbe mai osservabile, corretto? Monica, ti risponderò più avanti spiegandoti alcuni, spiegando alcuni concetti che andiamo a sviscerare nella live. Eh, perché se l'universo è infinito, ciò che sta al di là di 13.8 miliardi di anni luce, non ho detto nel tempo, eh, ho detto nello spazio, tutto l'universo ha un tempo di 13.8 e questo lo misurano tutti gli osservatori, ricordatevelo, ma se l'universo è infinito, infiniti osservatori possono eh, vedere una bolla di universo di questo diametro, diciamo, e non hanno nessun contatto con chi sta all'esterno di questa bolla questo sì anche perché l'universo si espande in maniera accelerata e ci saranno delle sorprese quindi risponderò bene a questa cosa più tardi allora eh, torniamo di là um, torniamo di là e, e uh, andiamo avanti andiamo avanti con i concetti di distanza quanto è grande il nostro universo osservabile? Allora, l'universo in generale, quello con la U maiuscola, quando voi incontrate il termine universo con la U maiuscola, si intende l'intero universo. Se invece è scritto universo osservabile, si intende una porzione di questo intero universo. Guardate bene, quanto è grande l'universo osservabile? Parlo di osservabile perché è quello che noi possiamo vedere, è quello a cui noi abbiamo accesso. Ciò che c'è al di là dell'universo osservabile non è misurabile per noi, ok? Potrebbero esserci dei gattini al di là dell'universo osservabile, ok? Un universo di gattini e noi non lo sapremmo e non lo possiamo sapere. Quindi cominciamo a chiarirci le distanze. Quanto è grande il nostro universo? Nel tempo è grande 13,8 miliardi di anni luce, cioè ha un'età. Di 13,8 miliardi di anni luce. Quindi, se noi siamo qui al centro, ecco qua noi siamo qui al centro, noi possiamo vedere una porzione di universo che ha un raggio di 13,8 miliardi di anni luce nel tempo. Vediamo oggetti che stanno ai confini, quindi supponiamo di vedere questa galassia qua, che io non avevo l'icona della galassia, ho usato quella della stellina, ma mi passerete la semplificazione. Supponete che quella stellina in realtà sia una galassia. Noi la vediamo, la sua luce ha viaggiato, okay? In linea retta, vabbè non sono in grado di fare una linea retta, è troppo complicato. Ehm, viaggia in linea retta e arriva a noi, noi eh, all'interno del, del tempo di vita dell'universo. Arriva a noi, noi la vediamo e vediamo che sta ai margini dell'universo, a 13 miliardi, supponiamo, di anni luce. Bene. Galassie che stanno all'esterno, tipo qua, eh, queste non sono accessibili perché sono al di là del nostro orizzonte. Fine della storia. E ogni osservatore vi ho detto che ha il proprio la propria bolla di universo, il proprio universo osservabile. Quello verde interseca il nostro, quindi di nuovo abbiamo una porzione di universo in comune. Quello blu è completamente. Ignaro che esistiamo noi e noi siamo completamente ignari che esiste lui e le galassie che lui vede non sono quelle che vediamo noi, neanche una piccola parte perché non c'è nessun contatto tra le due. Bene, ma se noi stiamo guardando l'universo nel passato e sappiamo che l'universo si sta espandendo. Noi stiamo vedendo la galassia qua, com'era, dove era, scusate, e com'era 13.8 miliardi di anni fa, 13 miliardi di anni fa. Dove sta quella galassia adesso? Eh, La galassia si è spostata perché è stata trascinata via dall'espansione cosmica. Quindi la galassia non si trova più lì, si trova molto più distante perché nei 13 miliardi di anni di anni. Di tempo che la luce ha varcato la distanza tra la galassia e la Terra, la galassia fisica è stata risucchiata via, è stata portata via dall'espansione dello spazio-tempo. Quindi, mentre la luce viaggiava verso di noi, la galassia se ne andava nella direzione opposta. Quindi oggi, oggi noi vediamo la galassia a 13 miliardi di anni luce, ma fisicamente lei si trova a 46 miliardi di anni luce perché l'universo nel frattempo in quei 13.8 miliardi di anni si è espanso possiamo vedere questa galassia come oggi ditemelo nei commenti possiamo vederla secondo voi coraggio scatenatemi è una risposta secca sì no non abbiate paura di fare brutte figure riusciamo a vedere quella galassia com'è e dov'è oggi? Dennis ci risponde, Monica, Dora, Novella, esatto, tutti corretti, non possiamo vederla perché sta al di là del nostro orizzonte di universo osservabile. Esatto, Dennis, dovremmo aspettare 45 miliardi di anni per vederla, ma in realtà non è corretto neanche questo, perché scopriremo, scopriremo che quella galassia sarà sempre inaccessibile per noi come oggi, perché l'universo non ha un limite di velocità di espansione e scopriremo che ci sono parti dell'universo che si, es si espandono. Più velocemente della luce, quindi quella luce non ci può arrivare perché questa galassia è talmente lontana che viaggia, viene trascinata via dallo spazio-tempo in, in maniera così veloce oltre la velocità della luce che i suoi fotoni non entreranno più nella nostra. Uh, nella nostra. Um, nel nostro orizzonte osservabile, nel nostro universo osservabile che nel frattempo si è espanso anche lui chiaramente perché più passa il tempo, ricordatevi, più noi osserviamo da una torre più alta, quindi vediamo un orizzonte sempre più lontano, ma dipende tutto da quanto si sta espandendo l'universo, ricordatevi che è un'espansione accelerata e qui voi potete già dedurre qualcosa che vi dirò tra poco. Quindi noi vediamo quel raggio di 13.8 miliardi di anni luce, vediamo com'erano le galassie e dove erano 13.8 miliardi di anni fa. Nel frattempo la galassia se n'è andata via, trascinata dallo spazio-tempo in espansione. Oggi si troverebbe a 40. Il raggio dell'universo osservabile sarebbe a 46 miliardi di anni luce e, e al di là. E al di là di questo non lo possiamo vedere oggi perché noi possiamo vedere soltanto fino a 13.8 perché non c'è, non è passato il tempo per vedere fino a 46 e che c'è al di là eh, di, di qui fuori? Che c'è qui all'esterno, qua? Che c'è? Eh, boh, non lo sappiamo. Probabilmente c'è il resto dell'universo, ok? Infinito. Limitato o illimitato non importa, c'è il resto dell'universo che comunque per noi è inaccessibile. Non possiamo comunicare con questo universo, non con questo resto dell'universo e non possiamo manco vederlo. Primo, perché è al di là del nostro orizzonte, secondo, perché se ne sta andando a velocità molto più alte di quelle della luce e quindi c'è poco da fare, è precluso. Quindi, qual è la, la, la risposta a questa domanda? Possiamo scoprire cosa c'è di là? La risposta è ciao ciao, assolutamente no, non lo possiamo fare fuori dall'orizzonte se ne sta andando a una velocità tale che nel nostro orizzonte non ci entrerà. E allora approfondiamo un attimo il concetto di questa espansione dell'universo perché da qua salteranno fuori le sorprese. Allora, cosa significa espansione dell'universo? Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare questo signore che è Edwin Hubble. Edwin Hubble. Vedremo come fa. Scopre facendo spettroscopia di alcune galassie, nota che c'è uno spostamento verso il rosso delle righe eh, di, di assorbimento di queste galassie. E con una formula matematica capisce che in realtà queste galassie che si spostano verso il rosso si stanno allontanando da noi. Quindi torniamo a un modello. Cosa significa che si stanno allontanando da noi? Guardate questo piccolo acino d'uva all'interno del panettone che lievita. Tutti gli acini d'uva sono galassie, la nostra è quella lì, vedete che sta sempre ferma? Man a mano che l'universo si espande, le distanze dagli altri chicchi, dagli altri acini d'uva d'ovetta, aumentano. Ma noi siamo fermi. Noi siamo fermi perché l'espansione sembra provenire da noi. Noi siamo qua. Siamo fermi e vediamo l'espansione avvenire dappertutto, ma noi siamo fermi rispetto a noi stessi perché se ci guardasse un altro osservatore, lui direbbe che sta fermo e vede noi che ce ne andiamo. Quindi ce ne stiamo andando anche noi. Le leggi della fisica valgono ovunque: l'universo è omogeneo, isotropo e la Terra non occupa nessuna posizione privilegiata. Quindi noi siamo fermi perché ci sembra di essere fermi. Non siamo fermi per qualcun altro che ci guarda da fuori. Quindi l'uvetta viene trascinata dalla lievitazione del panetto e quindi tutti gli acini d'uva si allontanano tra di loro. Ognuno crede di essere al centro della espansione. È corretto questo modello per rappresentare l'universo? No, questo rappresenta solo l'espansione. Perché? Perché il panetto, l'uvetta sta all'interno del panetto e il panetto ha un bordo. E quindi non è un modello corretto per rappresentare l'universo, perché se l'universo è infinito il bordo non c'è. Ok? E non va bene neanche per l'universo osservabile. In ogni caso ci aiuta a capire come funziona l'espansione. L'espansione, attenzione bene, non è un moto proprio delle galassie. La galassia, le galassie sono ferme. Ok? Sono ferme al netto dei moti locali. La galassia di Andromeda interagisce con la nostra e si avvicina. Le nubi di Magellano girano intorno alla nostra eh, perché sono galassie satelliti. Ok, ma al netto di questi moti molto piccoli, che sono i moti locali, non è la galassia che fugge nello spazio. È lo spazio che la trascina via. Quindi, immaginatevi un tappeto elastico sul quale buttate una manciata di coriandoli e poi iniziate a tirare da tutti i lati il, il tappeto elastico. I coriandoli non si espandono, okay? perché l'espansione non fa aumentare le galassie, le galassie restano quelle, i coriandoli non si spostano sul telo, semplicemente cambiano le loro coordinate perché noi stiamo stirando la plastica del telo. Quindi ogni coriandolo si allontana dagli altri. Ma non perché il coriandolo si è messo a camminare sul telo e se n'è andato, è il telo che lo trascina via. È lo spazio-tempo che si espande, esattamente come questa ragazza si trova su un tappeto mobile, questa ragazza è una galassia, si trova su un nastro trasportatore che la porta via, okay? la trascina. L'esempio migliore sarebbe che lei è una galassia, qua ci sono altre due galassie, come vedete, ma il tappeto, ogni, ogni tassello di ferro del tappeto non solo si muove, ma si allarga pure. Quindi lei vede il suo tassello sempre più grande che spinge via quelli davanti a lei che diventano via via sempre più grandi e che quindi spingono sempre più lontano questi due tizi davanti. Ecco l'allontanamento delle galassie, ma loro sono fermi sul tappeto, sì, possono magari fare mezzo passetto, ma non importa, è il tappeto che li porta via, li porta lontano. Quindi l'universo si espande con una velocità che è proporzionale, le galassie si, espande, si allontanano con una velocità. Che è proporzionale alla loro distante moltiplicata per una costante. Questa si chiama costante di Hubble e la approfondiamo tra poco. Costante di Hubble perché l'ha eh, ipotizzata lui, l'ha calcolata lui, l'ha misurata lui, ne misurò un valore eccessivo, ma venne poi raffinata. Ma funziona questa formula? È corretto. Questo significa che, più la galassia è lontana, più la sua velocità di recessione è maggiore, è alta. Una galassia vicina retrocede più lentamente rispetto a una galassia lontana e poi vedremo perché. Questa espansione dell'universo ha degli effetti. Ha degli effetti perché la luce ha una velocità finita, ok? Quindi impiega del tempo a trasmettersi. Inoltre, l'universo si espande. E quindi per forza di cose la luce ci consegna sempre un'informazione che occorre nel passato. E adesso ve la spiego con questo diagramma. Anche qui ci siamo tolti di mezzo una dimensione. Quindi il nostro universo tridimensionale lo abbiamo rappresentato con questo cono. L'universo, quindi lo spazio-tempo, è questo cono che... Come vedete qua sotto c'è il Big Bang, ma non è rappresentato. Stiamo circa a poco meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang. Vedete, io ve li ho numerati. Questi che vedete numerati 1, 2, 3, 4 fino a 18 sono i miliardi di anni occorsi dal Big Bang. Ok? Quindi. Chiaramente la Terra non c'era eh, all'epoca, un miliardo dopo il Big Bang. Facciamo finta, la Terra si formerà intorno all'ottavo, intorno qua più o meno. Ma lasciamo perdere, non ci interessa questo. Appena dopo un miliardo di anni dopo il Big Bang, l'universo era molto più piccolo di adesso. Chiaramente, se si sta espandendo, ok, ieri era più piccolo, un milione di anni fa era più piccolo, un miliardo di anni fa era più piccolo. 13 miliardi di anni fa era molto, molto, molto più piccolo, quindi tutto era più vicino. Supponiamo di avere la Terra, qui, la linea marrone che avete sulla sinistra, e una galassia, un quasar, ok? Che è la linea gialla. Il quasar emette luce in tutte le direzioni. Guardiamo che percorso fa eh, il raggio di luce puntato verso la Terra. Quindi scegliamo uno solo e guardiamo il giro che fa. Siccome l'universo si espande nel tempo, con il passare dei miliardi di anni, innanzitutto lo spicchio diventa sempre più grande, lo spicchio di spazio. Cioè lo spazio-tempo sta aumentando, si sta espandendo, ok? E il raggio di luce è obbligato a seguire le leggi del, dell'universo, della gravitazione, eccetera, e quindi inizia a viaggiare dal quasar e pian piano che viaggia, passano i miliardi di anni, lui è obbligato a seguire questa linea e raggiunge la Terra oggi, cioè a 13.8 miliardi di anni, seguendo questa curva nello spazio-tempo. Noi oggi vediamo il Quasar e diciamo eh, toh, dista 13,8 miliardi di anni luce da noi, certo lo vediamo com'era e dov'era 13 miliardi di anni fa, perché la luce ci ha messo del tempo a consegnarci quell'informazione non so perché ci ha messo così tanto tempo eh, perché nel frattempo l'universo è diventato sempre più grande quindi quella luce ha avuto sempre più strada da fare ma siccome l'espansione fino a fino a un certo punto non andava a um, velocità maggiori di quella della luce la luce andando più forte è riuscita a raggiungerci e noi diciamo eh c'è un bel quasar là a 13.8 miliardi di anni luce ok noi lo vediamo dov'era nel passato 13 miliardi di anni fa. Dove sta il quasar realmente oggi? Beh, il quasar è stato trascinato anche lui dall'espansione cosmica e a 13 miliardi di anni sta qua. Se noi congelassimo tutto il raggio di luce che dovrebbe percorrere il quasar, se noi non smettessimo di far espandere l'universo, sarebbe questa linea qui. Che è molto di più di quei 13.8 la distanza. Ok? Quindi il quasar oggi si trova rispetto a noi molto più lontano nello spazio perché l'universo si è espanso nel frattempo. E di nuovo, se noi volessimo guardarlo come è oggi, partirebbe un raggio di luce di nuovo che segue una linea che sbuca l'universo nel futuro e se quella porzione di universo si sta espandendo più velocemente della luce, quell'informazione non ci arriverà più. Quindi lo vediamo quando era abbastanza vicino e l'universo si è espanso e nel tempo in cui si è espanso la luce ci è arrivata, ma se ora sta retrocedendo più velocemente della luce, quel quasar uscirà prima o poi dal nostro orizzonte cosmologico. te sorti a la luce di quel quasar, perché la luce che emette quel quasar in questo momento del, del tempo, quindi a un miliardo di anni dopo il Big Bang, non è la stessa luce, non è dello stesso tipo che, raggi che raggiunge la Terra qui, 13 miliardi di anni dopo. Perché? perché nel frattempo l'universo si è espanso ma come vi ho detto prima non sono le galassie a spostarsi ok queste galassie hanno le stesse coordinate in t1 ma anche in t2 la coordinata è sempre 1 3 semplicemente il tessuto dello spazio-tempo in t2 è più largo essendosi espanso le galassie sono ferme, cioè non hanno cambiato le coordinate, ma è aumentata la distanza tra di loro perché si è generato dello spazio e lo spazio si è espanso. Questo sistema di coordinate che seguono l'espansione del cosmo si chiama sistema di coordinate commovente, perché si muove insieme all'espansione. Quindi i nostri coriandoli restano fermi. Le loro coordinate non cambiano, semplicemente la scala graduata del, dei nostri assi, quella si estende sempre di più e quindi la, la distanza aumenta. La costante di Hubble, che è quel valore che moltiplicato per la distanza della galassia ci dà la sua velocità di recessione, che oggi vale questo numero, è la misura più precisa che abbiamo fatto oggi. Considerate che Soltanto dieci anni fa questa costante misurava 72. Cioè, invece di 67,15 misurava 72. E voi direte: vabbè, c'è cioè, lì. Ha delle implicazioni la misura della costante di Hubble, che vedremo tra poco. Cosa significa 67 km al secondo per megaparsec? Allora, un parsec sono 3,26 anni luce, è una misura di distanza che gli astronomi utilizzano, ok? 3,26 anni luce, eh, sì, adesso mi riprendo, riprendo il controllo. Un parsec sono 3,26 anni luce, megaparsec sono milioni, quindi sono 3,26 milioni di anni luce, significa che una porzione di... 3,26 milioni di anni luce dell'universo si espande di 67 km al secondo, ok? Ma questa non è la velocità di espansione dell'universo, è semplicemente, diciamo, è, il, um, è la velocità relativa rispetto alla scala che io vado a misurare. La galassia lontana retrocede molto più velocemente, ma sempre con lo stesso, sta con lo stesso tasso di espansione. E questo tasso di espansione ha delle conseguenze sulla luce. Vi ricordate prima che vi dicevo, la, la luce del quasar non arriva così come è stata emessa 13 miliardi di anni dopo sulla Terra? Non arriva così perché? Perché nel mentre, guardate bene, questa galassia emette luce, no? Emette luce in tutte le direzioni e una parte di questa luce è diretta verso la Terra. Ma nel frattempo, che la luce è in volo dalla galassia alla Terra, nel tempo, l'universo si è espanso. Il vedete il palloncino? Attenzione, siamo sempre sulla superficie del palloncino, non dentro. La galassia è retrocessa. Ma perché è retrocessa? Perché si è creato del nuovo spazio che spinge il resto dello spazio e quindi fa aumentare le distanze. Ma che succede al nostro povero fotone che sta correndo dalla galassia dritto dritto verso i nostri telescopi? Eh, il fotone corre alla velocità della luce e gli si allunga il terreno sotto i piedi, ok? Ma non è come noi, che noi quando camminiamo tocchiamo per un istante, ok, quando corriamo tocchiamo per un istante, ma la maggior parte del tempo la passiamo in volo, no? Sopra lo spazio. Lui è legato allo spazio-tempo. Quindi lui si muove nello spazio-tempo e partecipa anche lui all'espansione, quindi la sua lunghezza d'onda viene tirata, viene stirata. Quindi un, un, un raggio di luce, un fotone di luce boh, azzurra, con l'espansione del cosmo, che ha una, una sua lunghezza d'onda, questa lunghezza d'onda viene stirata sempre di più e comincerà a diventare... Da azzurro diventerà verde, poi diventerà gialla, poi diventerà arancione, poi diventerà rossa. Ecco perché vediamo le galassie arrossate. Ecco perché la informazione del quasar non arriva come è stata emessa, ma ha una lunghezza d'onda maggiore. Perché quella luce ha faticato un sacco ad arrivare da noi, in quanto gli si è generato dello spazio sotto che ha stirato la sua lunghezza d'onda. E infatti. La radiazione più vecchia che noi possiamo vedere nel cosmo, la radiazione cosmica di fondo, non è neanche rossa, ha oltrepassato il rosso, è andata nell'infrarosso e ha oltrepassato anche l'infrarosso e oggi la troviamo nelle microonde, sempre a causa dell'espansione del cosmo. Perché quella luce partita 13 miliardi di anni fa quella luce è stata stirata talmente tanto dall'espansione del cosmo che oggi la sua lunghezza d'onda è finita nelle microonde. Quindi questo spiega il redshift cosmologico, cioè il fatto che noi misurando galassie, misurando lo spettro delle galassie, noi vediamo che lo spettro è tutto spostato verso il rosso, di quanto, <coughs> scusate, tanto di più quanto più la galassia è distante da noi, come ci diceva la legge di Hubble. Vediamo allora che cos'è questo discorso della, del tasso di espansione dell'universo, perché quello che si espande è la metrica dell'universo, è questa griglia di, diciamo, di, di coordinate che diventano sempre più grandi. quindi Siccome la metrica si, si espande e trascina con sé tutto quello che c'è sopra, luce, galassie, atomi, eccetera, li, li sposta e la luce a, subisce quell'effetto di spostamento verso il rosso, galassie più lontane retrocedono a velocità sempre più alte. Bene, ci sarà un limite di retrocessione, no? Noi sappiamo che un'informazione nell'universo non può viaggiare più velocemente della luce. È una costante universale, C, vale poco meno di 300.000 km al secondo, e non c'è niente che può andare più veloce di questa velocità. Quindi arriveremo a un certo punto in cui una galassia lontana retrocederà a velocità vicine a quelle della luce. E poi che succede? Allora, guardate bene questa animazione A e B. Questo vi fa capire il perché le galassie lontane si spostano più velocemente, retrocedono più velocemente rispetto alle, a quelle più vicine. Qui abbiamo una galassia in A che dista un certo, un certo valore e in B abbiamo lo stesso valore per 5. Okay? È una galassia distante 5 volte quella in A. L'universo si espande, attenzione bene. L'universo si espande. Supponiamo che raddoppiamo le loro distanze. Quindi la galassia in A si allontana del doppio e la galassia in B si allontana del doppio. Occhio bene! La galassia in B ha fatto più strada nello stesso tempo. Quindi è andata più forte. Ve lo faccio rivedere nello stesso tempo. Le distanze sono entrambe raddoppiate. Tutte le distanze cosmiche sono raddoppiate, ma quelle più lontane sono andate via più veloce. Perché? Perché, l'avete visto, ci mette lo stesso tempo, ma fa più strada. Quindi, arriviate a un certo punto di distanza, arriveremo a delle galassie che retrocedono alla velocità della luce e arriveremo a un certo punto in cui ci sono galassie che retrocedono più velocemente della luce. E questo... Ci dà un limite finito di, osserva di osservabilità. Cioè, siccome non c'è limite per l'espansione dell'universo alla velocità di espansione, perché non è un moto nello spazio, come un pianeta, una galassia, che non potranno mai raggiungere la velocità della luce perché hanno massa, o un fotone che va a C perché si muove nello spazio. Quello è un moto dello spazio e non c'è nessuna violazione della relatività di Einstein. L'universo può espandere a tutte, può retrocedere, le galassie possono retrocedere perché trascinate dall'espansione a tutte le velocità che vogliono. Quindi ci sono galassie che se ne vanno a 3, 4, 10, 100 volte la velocità della luce. E quindi. Noi abbiamo un limite di osservabilità oltre il quale tutte le galassie hanno raggiunto la velocità della luce o l'hanno addirittura superata e questo limite dipende esclusivamente dal valore della costante di Hubble. Capite perché se io vi dicevo che pochi anni fa era 72 e adesso è 67 ha delle implicazioni? Perché vuol dire che il, quel... non voglio chiamarlo confine perché non... Quel limite oltre il quale le, le galassie retrocedono eh, eh, cambia, cambia perché dipende esclusivamente dal valore della costante di Hubble, quindi può essere più grande o più piccolo. Oggi, con questo valore, la nostra sfera di Hubble, cioè quel, la porzione di universo oltre la quale le galassie si allontanano a una velocità maggiore della luce, è 16 miliardi di anni luce. Quindi, noi siamo al centro qua. Eccoci. Ok? Noi misuriamo la, la retrocessione delle galassie e fino qui sono galassie che stanno al di sotto della velocità della luce di recessione. Arriviamo a un certo punto in cui la velocità di recessione qui equivale o supera la velocità della luce. Galassie ancora più distanti, che badate bene, noi mica le vediamo eh, queste qui. Vi ricordatevi che noi abbiamo un orizzonte che sta a 13 miliardi di anni luce, quindi è una sfera dentro quest'altra, 13.8, 13,8, mentre questo è 16. Questa galassia qui, che noi non vediamo, retrocede a velocità molto superiore a quella della luce, 2, 3, 5. E galassie ancora più lontane vanno ancora più forte. E quindi queste non entreranno nel nostro orizzonte, questa ha una conseguenza, e ci potete arrivare anche voi: più il tempo passa, più il nostro orizzonte di 13.8 si espande. Ok? Ma quando arriveremo a quell'orizzonte di 16, noi potremmo espanderci quanto vogliamo, ma poi lì non ci sono più galassie da vedere perché se ne sono andate tutte. La luce, non... sì, forse un qualche galassia si vedrà perché in realtà la luce emessa appena prima che arrivassero oltre i 16 miliardi quella noi la vedremo ma galassie che stanno a 18 20 30 quelle sono completamente inaccessibili e continueranno ad esserlo anche se passeranno 50 miliardi di anni di tempo quelle galassie ormai stanno andando oggi stanno andando a più della velocità della luce quindi quella luce molto difficilmente eh, non può raggiungerci perché mentre il fotone corre verso di noi a velocità luce, l'universo gli si espande sotto come un nastro trasportatore impazzito e se lo porta via. Se lo porta indietro, lo fa retrocedere. Quindi quel fotone può passare tutto il tempo che volete, ma non ci arriva a noi. Quindi arriverà un momento in cui non ci saranno più galassie da vedere lontane ma arriverà un momento in cui noi perderemo anche le nostre galassie all'interno del nostro orizzonte osservativo, perché l'universo si espande in maniera accelerata. L'universo si espande in maniera sempre più rapida, l'universo ha avuto un'origine, che è il Big Bang, sì, ecco qui, il Big Bang, era sempre rappresentato con l'esplosione, non l'è stata, la vediamo la prossima volta. Una fortissima espansione iniziale, L'inflazione, lo vedremo la prossima volta. Poi se vedete la campana eh, si espande con, in maniera più placida. Ok? Qui questo è il diametro dell'universo in ascissa, in le Y, e in X abbiamo il tempo, cioè i miliardi di anni che passano dal, ehm, dal Big Bang fino ai giorni nostri. No? Oggi noi siamo qua, noi siamo qui, oggi. Devo imparare a scrivere più decentemente. Ok, quindi, arrivati a un certo punto, vedete l'espansione qui sembra che stia rallentando. Certo che rallenta: perché? Perché l'universo nasce con tutta la massa che vediamo oggi. Quindi, la quantità di, di, di massa dell'universo è fissata, è quella. Ma vi ho detto che esiste un'energia, che è l'energia del vuoto l'energia oscura, che purtroppo prende forza più si genera vuoto. Quindi più l'universo si espande, più si genera spazio vuoto, e quindi più il valore dell'energia del vuoto aumenta. Arrivati a un certo punto, circa qui, il valore di attrazione della massa del... che c'era nell'universo, che rallentava l'espansione dell'universo, e il valore dell'energia oscura hanno raggiunto il punto di pareggio. Da quel momento in poi l'energia oscura ha iniziato a essere più forte del potere attrattivo della massa dell'universo e quindi è iniziata l'accelerazione dell'espansione. Dell e se questa cosa non si ferma, e siamo abbastanza convinti che non si fermerà, perché più espande, più si forma vuoto, spazio vuoto, più l'energia del vuoto acquisisce forza e può spingere più velocemente, l'espansione che genera più spazio vuoto, che genera più quindi più forza l'energia oscura. Ecco, arriveremo a un certo punto in cui l'energia oscura si farà sentire anche all'interno della nostra sfera di universo osservabile, che nel frattempo si sarà espansa un bel po' e ci comincerà a portare via le galassie. Quindi è possibile che in un destino molto remoto dell'universo la nostra galassia rimarrà da sola. Noi vedremo solo le stelle della nostra galassia e tutte le altre osservabili saranno state portate via, trascinate via dall'espansione dall cosmica. E questo vale anche per le altre. Eh? Le altre che vedono la nostra si troveranno da sole e noi usciremo dal loro orizzonte osservativo. Questo, sempre vi ricordo, fa parte del modello del, del Big Bang, dell'Amda CDM. Eh, che ci sia stato un Big Bang lo sappiamo, abbiamo le prove. Eh, abbiamo più di una prova che ehm, sostiene questa questa, questa origine e, e il Big Bang è avvenuto perché um, no, perché, no il Big Bang è avvenuto perché non, non si può dire, non si sa perché è avvenuto il Big Bang, però, nel modello il modello lambda CDM che lo prevede, eh, vi dicevo, abbiamo delle prove. In cui l'universo in passato era caldissimo e densissimo, si parla no, del famoso atomo primordiale perché tutto era, era um, compresso lì. Sì, tutto compresso lì perché noi abbiamo l'illusione di stare all'interno della nostra sfera di universo. Quindi, se noi collassiamo quella sfera di universo in un punto e eh, eh, avvolgiamo il nastro, allora sì che raggiungiamo il famoso atomo primordiale, ma in realtà scopriremo che le cose non sono molto probabilmente andate così. Ora, questo passato di universo caldissimo e densissimo, noi ne abbiamo una prova, che è la radiazione cosmica di fondo. La radiazione cosmica di fondo, in base ai calcoli, okay, noi sappiamo che l'universo si origina in un certo modo col Big Bang, si espande, inizia a raffreddarsi, a un certo punto la luce in, ha la possibilità di viaggiare nel cosmo. Quei fotoni sono ancora lì in giro, che viaggiano ancora oggi per tutto l'universo. Ma quei fotoni hanno subito l'espansione di 13,8 miliardi di anni, giusto? Quindi hanno un fortissimo spostamento verso il rosso: molto di più dello spostamento verso il rosso delle galassie che abbiamo, perché le galassie si sono formate dopo. La, la radiazione cosmica di fondo si forma 380.000 anni dopo il Big Bang, cioè a quell'età dell'universo, meno di mezzo miliardo, eh, meno di mezzo milione di anni dopo il Big Bang, i fotoni sono liberi di andarsene. Ma le prime galassie arrivano molto dopo, un miliardo, un miliardo e due, quindi quella luce, che è ancora in giro oggi, è stata molto più spostata verso il rosso della. della della luce delle galassie e oggi casca qui, questo è il nostro spettro visibile, okay? quello che noi possiamo vedere, oggi quella radiazione casca nelle microonde, in questa zona qui. Ma siccome noi sappiamo che la radiazione è anche una misura di temperatura, ok? Attenzione bene che la temperatura corrispondente alla radiazione cosmica di fondo cade qua. Intorno ai 3 Kelvin, cioè ai 3 gradi Kelvin, che è la temperatura dell'universo di oggi. Quindi era caldissimo, si è raffreddato fino alla temperatura di 3 Kelvin e oggi quella radiazione che noi vediamo, talmente spostata nelle, nel, nello spettro, talmente spostata verso il rosso, che è finita nelle eh, microonde porta un'indicazione di una temperatura dell'universo di 3 Kelvin, che è la temperatura che misuriamo. Quindi questa è una prova che il Big Bang c'è stato e che l'universo è andato raffreddandosi. Non solo, noi la radiazione cosmica di fondo l'abbiamo vista, l'abbiamo misurata, l'abbiamo, passatemi il termine, fotografata, è eh, quel pallone qui da rugby che vedete, con tutte quelle macchioline, questa è la distribuzione della radiazione cosmica di fondo che abbiamo scoperto recentemente, nel eh, 1964. Che oggi noi vediamo raffreddato a 3 Kelvin e ha una struttura perfettamente omogenea. E voi direte: eh, omogenea! Ci sono delle zone blu, dei pallini blu, dei pallini verdi, pallini gialli e rossi. Non è omogenea, non è come il campo da calcio che vi ho fatto vedere. Ricordate che era bello omogeneo. Qui le differenze di colore si vedono. Allora, intanto il colore l'abbiamo messo noi, ma il colore ci serve a, a, a identificare le differenze di temperatura. Sapete quant'è la differenza massima di temperatura tra un punto caldo e un punto freddo? Una parte su 100.000. Quindi è assolutamente perfettamente omogenea. Cos'è una parte su 100.000 di differenza? Niente, è trascurabile. Noi abbiamo avuto. Abbiamo costruito delle sonde particolarmente sensibili per misurare questo tipo di, 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 di delta di temperatura, cioè una parte su 100.000. E questa è la mappa di, di come si presentava l'universo 380.000 anni dopo il Big Bang. Questa è la luce che oggi è emessa nelle microonde, la distribuzione di quella luce 380.000 anni dopo il Big Bang. Hanno un significato queste... queste questi gruni più, più rossi, più caldi, più freddi? Sì, e lo vediamo la prossima volta. Quindi il nostro universo è fatto in questo modo. Voglio vedere se c'è qualche domanda. Nel frattempo torno qui. Um... Allora, vediamo un po'. Non mi tornano i conti. Stante la teoria attuale, le galassie hanno avuto bisogno di tempo per formarsi e non c'era nemmeno luce fino a 380.000 anni dopo il Big Bang. Cosa dovrebbe quindi esistere oltre il limite dei 13,8 miliardi di anni? Attenzione! Attenzione. I conti tornano. È il ragionamento che dobbiamo raffinare. Tutto l'universo ha quell'età 13.8. Ok? Noi vediamo l'universo oggi l'universo lontano com'era 13.8 miliardi di anni fa. Ma questo ragionamento, guarda, te lo, porto, te lo porto su questa perché è più semplice. Fammi tornare indietro. Ecco qua. Tutti questi osservatori vedono il loro universo osservabile vecchio di 13.8 miliardi di anni. Tutti perché tutti misurano anche la stessa valore della costante di Hubble, tutti. Ma questo tizio, questa porzione di universo, è al di là del nostro osservabile. Quindi, nel nostro universo osservabile, che è questo volume che si espande con il passare del tempo, e eh, in cui ha un ruolo anche l'espansione del cosmo, noi vediamo la porzione di galassie che si è formata qui, nella nostra entro il nostro orizzonte nel tempo di 13.8 ma questo è accaduto ovunque nello spazio e se lo spazio è infinito è accaduto dappertutto e ogni osservatore di questo spazio infinito misura il suo universo osservabile che è vecchio di 13,8 miliardi di anni che oggi si è espanso fino a un raggio di 46 miliardi di anni luce siccome misurano tutti la stessa costante di Hubble che vale in tutto l'universo, tutte le galassie di tutti gli osservatori al di là dei 16 miliardi di anni luce di distanza dall'osservatore espandono a velocità della luce, espandono a velocità maggiore di quelle della luce. E questo vale per tutti. Quindi spero di aver risposto efficacemente alla tua domanda. Quindi i conti tornano, ma è il punto di vista che è complicato da da percepire perché noi ci, ci sembra di essere noi vediamo l'universo e diciamo oh, è il nostro universo, è un pezzo, è una porzione del nostro universo allora um, i 13.8 miliardi di anni sono un limite temporale non di distanza a causa dell'espansione dell'universo durante questi 13.8 adesso sì, è corretto, è un termine di, um, di temporale, ma anche un termine di distanza che noi chiamiamo loopback time. È il tempo, è la distanza in anni luce che la luce ha percorso all'epoca dell'emissione della luce. Sono tanti modi di misurare la distanza di una galassia. Quello eh, diciamo più corretto è quello del redshift perché con il redshift tu hai lo spostamento, eh, lo, spostamento del, um, lo spostamento delle linee del rosso e quindi sai anche la velocità di recessione, ma non c'è uno più corretto di un altro, okay? dipende da che cosa vogliamo andare a misurare, se è un tempo, se è una distanza e qual è eh, il, il tipo di misura che, che, che vogliamo fare. Marco, cosa fa espandere lo spazio? È molto probabile che sia la famosa costante cosmologica, quindi l'energia oscura, quello che dicevamo eh, prima. Poi vediamo un po'... Um... Ecco qua, Damien che ci chiede come si vede il redshift con lo spettro della galassia, ovvero si vede una foto con i colori dello spettro e righe che vanno verso il rosso, sì. Eh, C'è una slide tra poco che spiega questa cosa, lo vedrai bene. Comunque noi abbiamo, eh, diciamo, noi facciamo lo spettro di determinati elementi qui in laboratorio, lo, lo vediamo, lo fotografiamo e vediamo che ci sono delle linee nere che sono in determinate posizioni sui colori dello spettro. Quando cerchiamo lo stesso elemento nella galassia lontana, vediamo che la stessa linea, confrontata con lo spettro di laboratorio, non è nella stessa posizione, ma è più spostata verso il rosso. Quindi questo è il concetto di Spostamento verso il rosso. L'universo diventa sempre più freddo? Certo che sì, assolutamente Maria era caldo, si sta raffreddando sempre più. Lo zero assoluto è a 0 gradi Kelvin. L'universo oggi è a 3 gradi Kelvin e più espande più si raffredda. Quindi, se l'universo si espande, le stelle si allontanano, l'universo sarà sempre più buio e vuoto. Allora, Alessandro, tu mi parli di stelle. Le stelle sono legate dalla gravità. Cosa ho appena fatto? Perché io faccio sempre dei danni. Ecco qua, ok, ho ripristinato la situazione. Ehm, tu mi parli di stelle, le stelle sono organizzate in galassie e nelle galassie vince, fino a oggi, la gravità locale. Quindi le stelle non se ne stanno andando con l'espansione. Ricordatevi, l'espansione avviene su larga scala. Ricordatevi i coriandoli, i coriandoli non si espandono. Ok, quando, quando ci insegnavano a scuola il modello del palloncino che si gonfia? Okay? dicevano prendi un palloncino, lo gonfi un po', poi disegni con il pennarello delle macchioline sul, sulla, su, sulla gomma e inizia a soffiare, ecco l'espansione dell'universo. È sbagliato perché mentre si espande la plastica, anche il pallino si espande e questo è sbagliato. I pallini non si espandono, le galassie non partecipano all'espansione. Se, se tutto partecipasse all'espansione, non ce ne accorgeremmo. Perché mentre si espande l'universo, si espande anche i miei vestiti, mi espando io, si espande la casa, si espande la strada, si espande la sedia, si espande tutto e quindi non me ne posso accorgere che si sta ingigantendo tutto, perché se tutto si espande allo stesso modo, invece è su larga scala, quindi... L'universo sarà sempre più buio e vuoto? Sì, perché le galassie verranno portate lontane. Poi bisognerà vedere se l'energia oscura in un tempo molto lontano non diventerà talmente violenta da iniziare a separare anche le stelle nelle singole galassie. Ma qua si entra nel campo delle speculazioni. Um... Alberto, bella la tua. La costante cosmologica è quella che Einstein si convinse di aver erroneamente introdotto. Ora torna in auge. Sì, sì, non è ora. Lo vediamo. Eh, lo spiego tra poco. Ma è esattamente quella. È quell'ingrediente che lui aveva ficcato dentro, che non si fidava che la sua teoria fosse, fosse corretta. Prendo un'altra domanda. Questa mi piace tantissimo. Il valore di Hubble, quindi la, il valore della costante di Hubble potrà essere modificato nei prossimi anni? No, 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 non potrà. Lo sarà sicuramente. E lo è stato in passato. Il valore della costante di Hubble è una costante che varia nel tempo. Noi la, la indichiamo con H0 per definire il valore odierno attuale qui e ora della costante di Hubble e tutti nell'universo, quello con la U maiuscola nell'intero universo, misurano lo stesso valore oggi. Ma un tempo era diverso il valore della costante di Hubble proprio perché la velocità di recessione delle galassie dipendeva dai fattori fisici dell'universo del passato e quindi il valore della costante di Hubble era diverso e sarà diverso in futuro però noi possiamo misurarla per com'è com'è ora. Eccola qua, ultima. Allora, Alessandro chiede se è possibile intercettare la radiazione cosmica di fondo. Sì, Alessandro, è quella che stai vedendo qua. L'hanno intercettata questi due signori, che è, pensi a Sel Wilson che eh, stavano cercando tutt'altro, avevano un'interferenza su quell'antenna che voi vedete qui sotto, quella che sembra un cornetto acustico, ma ehm, avevano un'interferenza, hanno provato a spostare il nido dei piccioni, a lavarla, pulirla, eh, non, era un non era di origine eh, umana, proveniva dallo spazio, l'hanno scoperta per caso. E quindi sì, eh, la radiazione cosmica di fondo la possiamo intercettare. Il redshift è paragonabile all'effetto Doppler? Sì e no. Cioè, L'effetto Doppler è l'effetto in cui le frequenze si spostano, si alzano o si abbassano a seconda che la sorgente si avvicini o si allontani dall'osservatore. Okay? L'ambulanza, l'ambulanza ferma ha un tono della sirena. Quando l'ambulanza si avvicina verso di voi, il tono è più acuto rispetto a quando si allontana, no? Um, questo perché la, le onde diciamo sono più compresse l'una verso l'altra quando l'ambulanza è in avvicinamento e sono più dilatate e quindi hanno una lunghezza d'onda hanno una frequenza differente quando si allontana Sì, insomma in un caso si avvicina nel caso dell'altro si allontana ma l'effetto Doppler è un moto nello spazio l'ambulanza si muove nello spazio ok? Il redshift cosmologico, sebbene abbia lo stesso effetto dell'effetto Doppler, non è l'effetto Doppler perché non è un movimento nello spazio di qualcosa, è un movimento dello spazio. È la galassia che va via perché è trascinata dal nastro trasportatore. L'effetto di vedere lo spostamento verso il rosso perché è un movimento in allontanamento c'è, ma non è perché. Non è un redshift da effetto Doppler. Questo fu l'errore che commise Hubble nell'interpretare i dati che, che vedeva. Quando lui calcolava i redshift, credeva che la galassia, le galassie, si spostassero davvero nello spazio. Ok? Ehm, fosse un moto proprio della galassia. Non è un moto proprio, è un moto dello spazio che se la porta via. Allora, um, torniamo, torniamo alla nostra presentazione perché vediamo adesso quali sono state le tappe che ci hanno portato a conoscere l'universo per come lo, lo vediamo oggi, cioè a definire il, il, modello, del, um, il modello cosmologico lambda CDM. Allora... Noi abbiamo guardato il cosmo da sempre, l'uomo ha sempre cercato una spiegazione dei fenomeni. Vuoi perché vedeva il sole che sorgeva, ma non sorgeva sempre nello stesso modo durante l'anno? Il sole si sposta anche nel cielo durante il giorno. Le fasi lunari sono un altro di quei fenomeni che ha sempre incuriosito l'uomo, cioè fa capire all'uomo che l'universo è in movimento, c'è del movimento nell'universo. Le fasi lunari, il movimento dei pianeti nel cielo, quindi. Il moto diretto piuttosto che il moto retrogrado dei pianeti e l'uomo si interrogava anche su che cosa fosse quella fascia di stelle, quella sì, non di stelle, non lo sapevano ancora, soprattutto gli antichi che erano stelle, comunque quella fascia biancastra che eh, è la Via Lattea. Questa, ragazzi, è la foto che ho fatto io da, dal Salar di Maricunga dove col viaggio di passione di astronomia andremo a osservare il cielo insieme da Lì. La Via Lattea si vede proprio così, meno colorata, ma vi assicuro che si vede così. Ora, um, come, potevano sapere, uh, come potevano sapere i nostri antenati, gli antichi, che in realtà la fascia della Via Lattea altro non è che la nostra galassia vista da una posizione all'interno della galassia? Perché, come sapete, il Sole si trova all'interno della galassia, eccolo qua. Il nostro Sole, e quindi noi vediamo lo spessore del disco della galassia quando guardiamo verso l'alto e verso il basso, perché il disco è sottile. E noi vediamo, vediamo lo spessore del nucleo che è più grande, perché effettivamente è più grande quando guardiamo verso il nucleo della galassia. Ma vediamo la Via Lattea come una fascia, semplicemente perché noi guardiamo attraverso il disco. Quindi noi la vediamo così perché la vediamo dall'interno, ma loro come potevano saperlo? Non potevano sapere nemmeno che la Terra non è al centro dell'universo, ma che è un pianeta che gira intorno al Sole, che tutti i pianeti girano intorno al Sole e che il Sole gira intorno al centro della galassia. Che facevano gli antichi? Eh, guardavano, osservavano, facevano deduzioni logiche, anche giuste. Poi mescolavano e condivano il tutto con un sacco di filosofie di, e di religione perché dovevano darsi una spiegazione. Non avevano strumenti se non squadra, filo a piombo e, e, e metro per fare misurazione: avevano l'ognomone e il palo piantato per terra per misurare le posizioni delle ombre, ma non avevano tanto di più. Eh, ma anche con questo poco hanno ottenuto tantissimo, soprattutto i greci, filosofi greci. Dell'antichità, secondo terzo secolo a.C., ricordatevelo, abbiamo fatto una live su questo. Ting, andatela a vedere, eh, hanno misurato il diametro del diametro della. De, hanno misurato la circonferenza terrestre e quindi il diametro della Terra. Sapevano il rapporto del diametro e della distanza tra la Terra e la Luna. Ma da qui, eh, senza muoversi, semplicemente osservando e deducendo, i greci sapevano già che la Terra era sferica. Guardate che Colombo non è andato nelle Americhe per, per provare che la Terra fosse tonda, eh? lo sapevano già benissimo che la Terra era tonda. Colombo voleva fare soldi con una via più breve per raggiungere le Indie e voleva sfruttare la sfericità della Terra per raggiungere questo scopo, ma lo sapevano tutti eh? che la Terra era tonda anche nel Medioevo. Uh, quindi osservazioni e deduzioni. Chiaramente il sole gira intorno alla terra perché lo vedo sorgere e tramontare. Qualcuno azzardò come Aristarco di Sammo il modello eliocentrico, ma il geocentrico rispondeva alle osservazioni dirette e quindi era più, era più capibile, inoltre, era più aderente a quello che insegnavano, non so, le scritture eh, o le religioni del tempo, gli dei, le storie che si raccontavano nell'antichità. Inoltre l'universo per loro era immutabile, non era creato ed era eterno, non ha avuto un'origine, non aveva una fine. Non avevano strumenti per... Guardate che sono passati quasi duemila, anzi duemila e più anni prima che arrivasse la rivoluzione. La rivoluzione astronomica avviene nel 500 e nel 600 del secolo scorso. Es scusate, nel, 500, nel 1500 e nel 1600. Ehm... Perché? Perché avviene questa rivoluzione? Perché migliorano gli strumenti. Arriva il telescopio, Galileo. Galileo con il telescopio vede strutture che contrastano con il pensiero religioso. Vede la luna, il cratere della luna, le macchie solari, le fasi di Venere. Arriva Newton che ci dà una legge matematica sulla gravitazione universale, sul perché gli oggetti si attraggono. E quindi sul perché si può provare che il sistema eliocentrico è più corretto rispetto al geocentrico. E quindi che per via della massa molto più grande il Sole tiene incatenata la Terra a girare intorno, intorno, intorno a se stesso. Quindi, inoltre, abbiamo scienziati come Keplero che iniziano un'osservazione sistematica del cielo con misurazioni che sì, sono ancora imprecise, ma sono molto più precise rispetto a quelle del passato. E quindi inizia una rivoluzione astronomica che comincia a dare un senso più ai movimenti del cielo. La Terra non è più al centro, non è al centro del sistema solare, ma è al centro dell'universo. Um, e poi ci sono ancora un sacco di dubbi, ad esempio cosa sono le stelle. Qualcuno si accorge, Herschel, si accorge che la, la distribuzione delle stelle in cielo non è uniforme. Nella fascia della Via Lattea, se ne era già accorto anche Galileo che guardando la Via Lattea ciò che sembra una nebbiolina in realtà appare come tutta piena di puntini, sono singole stelle. Quindi eh, Herschel si accorge che la densità di stelle non è uniforme: sono più dense, più vicine, più ammassate al centro rispetto al, al resto della fascia, quindi viene ipotizzata. La forma di, una, di, una, di questa isola di stelle, che è un disco che viene chiamato galassia. Le stelle sappiamo che a quel tempo formano la galassia, ma non abbiamo la più pallida idea di che cosa sono. Non sappiamo neanche perché bruciano, non sappiamo neanche l'età che hanno quelle stelle, verranno avanzate ipotesi se bruciano carbone, verranno fatti i calcoli, ma si capisce che poi. Sono calcoli che non hanno senso perché la quantità di carbone per bruciare nelle stelle dovrebbe essere di infiniti ordini di grandezza superiori a quelli immaginabili. Quindi eh, tantissime cose ancora non si conoscono. Vengono fatte le prime misurazioni della parallasse stellare, siamo nel 1800, primi del 1800. Quindi per la prima volta si riescono a misurare la distanza delle, delle prime stelle rispetto alla nostra. C'è un altro problema. Bene, la galassia a forma di disco è fatta di stelle, il Sole è una stella. Dove sta, la dove sta il Sole? Come fate a dire qual è la posizione del Sole all'interno della galassia se voi la vedete così in cielo? Anche questa è fatta dal Cile, eh? è un mosaico. Come fate a dirlo? Come fate a dire se siamo nel centro, se siamo in estrema periferia, se siamo sopra, se siamo sotto? Come facciamo a dirlo? Eh, utilizzando metodi con massi globulari e altri sistemi, l'olandese Capitan riesce a capire che il Sole, e quindi il sistema solare, si trova a tre quinti di distanza dal centro. Quindi noi non siamo in posizione privilegiata, siamo in un punto a caso della galassia. Okay? Quindi inizia a definirsi quello che è l'intero universo, cioè tutto l'universo è la nostra galassia. Nel 1800 tutto l'universo è la nostra galassia, ma nella nostra galassia non ci sono solamente le stelle, ci sono anche le cosiddette nebulose diffuse, le nebulosi a spirale. Che cosa sono? Sono delle nubi che noi vediamo che non riusciamo a risolvere in stelle, per noi è gas che è messo lì, sono nebbie e anche poco capibili. Riuscite a riconoscerle? Questa qual è? E questa qual è? Riuscite a, a, a riconoscerle? E questa qui? La riconoscete? Perché si vedono così al telescopio, eh? bene o male. Quindi al telescopio del tempo è vero che non c'era inquinamento luminoso, ma comunque non erano i mezzi avanzati di oggi. Non avevano il CCD o il CMOS. Loro guardavano l'oculare, non c'era neanche la fotografia. Eh, ok? Era ancora di lì da venire. Quindi questi oggetti nebbiosi sono dentro la nostra galassia? Sono fuori dalla nostra galassia e cosa sono? Sono altre galassie o sono nebbie di gas? O alcuni sono nebbie, alcuni sono, sono isole esterne? Non si sapeva. vi Se voi avete guardato i Cavalieri dello Zodiaco, la serie, uno dei colpi di Andromeda è la nebulosa di Andromeda, ma non è inventato a caso. Cioè, il termine galassia di Andromeda è recente. È abbastanza recente, cioè, noi l'abbiamo capito nel 1920 indicativamente che la galassia di Andromeda non era la nebulosa di Andromeda, ma era la galassia di Andromeda, cioè un'altra isola di stelle fuori dalla nostra, grazie al Due Double. Quindi tutte queste cose non ne avevamo idea. Sono dentro, sono fuori, e soprattutto cosa sono. E qui siamo all'inizio del 1900, eh? quindi questi dubbi c'erano ancora. L'astronomia. È molto recente alla nostra astronomia di precisione. Poi arriva Einstein che ci spiega che, la relativi, con la relatività generale, nel 1915 ci spiega che la massa, eh, la materia, questo termine della sua equazione, ha un effetto su quest'altro termine della sua equazione: cioè la massa, la materia può modificare lo spazio-tempo. Lo può incurvare, lo può strizzare, guardate bene questa animazione: come questa massa che si muove all'interno dello spazio-tempo lo distorce mano a mano che passa. Ecco ora, immaginatevi la stessa cosa: questi quadrati che si espandono sempre di più. Quella è la metrica dello spazio-tempo che si espande. La relatività ci dice che la massa, quindi la gravità, eh, ha effetti sulla curvatura dello spazio-tempo e cioè la gravità è la curvatura dello spazio-tempo e ha effetti sia sullo spazio che sul tempo, ma si accorge l'amico Albert che in questa sua equazione c'è un termine, no scusate, non c'è un termine, questa sua equazione può dare come risultato un universo non statico. Ah, vi ricordo che fino a quest'epoca... L'universo era ancora immutabile, non era dinamico, non aveva avuto un'origine. Non si parlava mica di Big Bang all'inizio del 1900. L'universo non si era ancora scoperto che si espandeva. Quindi l'universo era lì, statico, immobile, con i suoi oggettini dentro. Che non si sapeva se erano galassie o se erano nebulose. Avevamo idea della nostra galassia, fine. Una idea un po' vaga, ma ce l'avevamo. Quindi lui dice: Eh cavolo, la mia teoria, questa è casinatissima equazione, mi può portare, se c'è tanta massa, a una contrazione dello spazio-tempo e quindi al collasso dell'universo. Cavolo, ma l'universo è statico. No, 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 no. c'è sicuramente un errore. E quindi cosa fa? Bara e introduce questo termine: lambda introduce questa piccola costante, quella che oggi è tornata alla ribalta che spiega l'espansione accelerata, la introduce e dice: "Se opportunamente tarata, il valore di questa lambda controbilancia gli effetti della gravità e quindi mi mantiene statico l'universo". Sarà quello che lui definirà il più grande errore della sua vita quando nel 1920 Hubble Scoprirà l'espansione dell'universo e quindi lui dirà: quel termine non ci andava messo. Poi nessuno se l'è mai filato quel termine lì, nessuno l'ha mai tolto, lo hanno tenuto neutralizzandolo nei calcoli e oggi ci torna utile. Quindi Einstein ci dice che le masse cadono tra di loro, verso di loro, perché si attraggono, non perché c'è una catena gravitazionale che lega gli oggetti, ma semplicemente perché lo spazio-tempo in cui si muovono è curvato dalla presenza della stessa loro massa. Questa è una bellissima rappresentazione della fossa ehm, gravitazionale della Terra e come vedete la Luna si trova all'interno della fossa gravitazionale e può rotolare sulle pareti e quindi la Luna sta in orbita intorno alla Terra. A sua volta la Luna ha la sua piccola fossa gravitazionale perché è una massa. Ed è il motivo per cui la navicella Apollo, quando è andata in orbita intorno alla Luna, è stata catturata dalla gravità lunare, perché è finita all'interno della fossa gravitazionale della, della Luna. Più c'è massa, più la curvatura è pronunciata. Una stella curva lo spazio-tempo in un certo modo, una stella molto densa e massiccia, una, una bianca o stella di neutroni, lo incurva molto di più un buco nero lo incurva talmente tanto che le pareti sono verticali e quindi non c'è modo alla luce di uscire da questo pozzo gravitazionale. E il buco nero è nero proprio perché la luce non può uscirne. E la relatività generale di Einstein ce lo spiega benissimo. Siamo nel 1915, Einstein introduce la costante cosmologica perché eh, teme che la, sua, la massa dell'universo lo possa far contrarre perché la massa e la gravità è attrattiva e quindi l'universo rischia di collassare, nel 1920 Hubble utilizza, eh, scopre nella galassia di Andromeda, pardon, nella nebulosa di Andromeda, questa è la foto originale, questa è la foto originale, guardatela confrontata con questa moderna di Robert Gendler. <ride> Questa è la lastra di Hubble, dove lui scopre, guardate qua, una stella variabile. Questa, questo puntino insignificante qui dentro è una stella variabile. E questa stella variabile, grazie al lavoro svolto da Henrietta Levitt, grazie al lavoro svolto di catalogazione e di ricerca che la Levitt ha fatto insieme a Pickering um, e il suo harem di, di calcolatrici umane. Di eh, donne calcolatrici, eh, lei, la Levit, scopre una relazione tra la pulsazione di queste, di queste stelle cefeidi e la possibilità di ricavarne la distanza. Quindi, utilizzando il lavoro della Levit, la formula della Levit, Hubble scopre la reale distanza della galassia di Andromeda, della nebulosa di Andromeda, e scopre che è molto più grande. Della nostra galassia la distanza, quindi è per forza all'esterno. Quindi Hubble scopre che l'universo non è tutta la nostra galassia, ma ci sono altre galassie al di fuori utilizzando questo sistema. Dopodiché, utilizzando la spettroscopia, e qui è, è rispondo alla domanda che veniva fatta all'inizio, prende lo spettro di diverse galassie, eccolo qui, e nota che le linee di assorbimento sono più spostate verso il rosso eh, nelle galassie più, più lontane, cioè quelle che retrocedono a velocità maggiori. Eh, trova la formulazione della sua legge, della legge che porta il suo nome, la legge di Hubble, dove la velocità è proporzionale alla distanza moltiplicata a una costante. Il valore della costante di Abole è questo: che cambia nel tempo nelle diverse epoche cosmiche, e che, vi ricordo, dal valore di questa costante dipende anche la, la visibilità del nostro orizzonte. Grazie alla costante di Abole e alla sua formula, eh, se applichiamo la, la sua formula dividendola per la velocità della luce, noi, otti, noi eh, otteniamo il redshift, cioè quella, misura, quella misurazione di distanza. E di e conseguente spostamento verso il rosso delle, delle galassie, delle, delle righe delle galassie. Um, questo ci dà la prova che l'universo è in espansione. Quindi, non solo Hubble scopre che l'universo non è la nostra galassia, ma è, ci sono altre galassie all'esterno, come la galassia di Andromeda, ma scopre, facendo un lavoro su di spettroscopia sulle altre galassie, che venivano chiamate nebulose, ma poi dopo scopre se galassie, che quelle si stanno allontanando. E allora, se si stanno allontanando oggi, ieri erano più vicine. E se ieri erano più vicine, questo è oggi, questo è ieri, e questo è l'estremo passato. Ok? Quindi, se io faccio scorrere il tempo all'indietro, l'espansione del cosmo si trasforma in una, in una compressione. In una contrazione quindi in un, in un lontano passato il cosmo doveva essere tutto compresso in un unico punto ok in un in, un, um, in uno spazio molto più ristretto di quello che è oggi ed è qua che le maître eh, propone la teoria del, eh, del big bang Big Bang poi nasce da una, da, dalla presa in giro di un, di un altro astronomo che non credeva a questa, a questa teoria, ma alla fine bisognava trovare la prova del Big Bang, giusto? Cioè noi possiamo ipotizzarlo, ma se poi non c'è la prova, come facciamo a dire che l'universo in passato era molto più caldo e molto più denso? Allora, se era molto più caldo e molto più denso, quei fotoni caldi, caldissimi, devono essere ancora visibili oggi e quando perché si sono espansi da allora fino a ora e quando viene scoperta la, la radiazione cosmica di fondo ecco la prova che in passato l'universo era stato molto più caldo e tutto compresso perché perché oggi quella Uh, radiazione cosmica di fondo si trova in perfetto accordo con il redshift. Si trova un redshift se non ricordo male di 1090, quindi estremamente lontano. E ha una temperatura di 3 Kelvin, che è la temperatura media dell'universo attuale un, in passato. Era più caldo, oggi la, la, la CBE, la Cosmic Background Emission. La radiazione cosmica di fondo è la prova più solida del Big Bang che è avvenuto 13,8 miliardi di anni fa. Come si è avvenuto lo vediamo la prossima volta. Dopo lo star party, chiudiamo le nostre live di cosmologia con il Big Bang. Cos'è stato, cosa ha implicato, come si, è, come si è sviluppato nel tempo, cosa è successo, come si sono formati gli elementi, eccetera. E abbiamo finito. Rispondiamo, facciamoci qualche domanda riassuntiva e rispondiamoci, diamoci la risposta. Eccole qua, l'universo ha un centro? Dobbiamo definire, dobbiamo rispondere per l'universo osservabile e l'intero universo. L'universo osservabile, certo, che ha un centro, siamo noi, perché osserviamo da qua e in tutte le direzioni. E l'intero universo? No, l'intero universo non ha un centro, perché probabilmente è infinito. Anche se fosse finito limitato, quindi la superficie di una sfera, dove io cammino, cammino, ripasso sempre dal punto di partenza, ma non mi fermo mai, non trovo il bordo, manco la superficie di una sfera al centro. Quindi non c'è il centro dell'universo. Ecco perché, vi svelo già uno spoiler. La visualizzazione del Big Bang che parte da un centro ed espande in tutte le direzioni come se fosse un petardo è una rappresentazione sbagliata. Perché altrimenti se espande a partire da un punto, espande, se io riavvolgo, trovo il centro dell'universo. E l'universo non ha un centro. Quindi la rappresentazione del Big Bang così è sbagliata. Vi spiegherò la prossima volta come va immaginato correttamente il Big Bang. Ha un confine, l'universo ha un bordo. L'universo osservabile, sì, ne ha due: uno nello spazio, che sta a 46 miliardi di anni luce di raggio perché si è espanso nei 13 miliardi di anni di esistenza, e uno nel tempo, cioè l'universo osservabile. Noi lo osserviamo fino a 13,8 miliardi di anni, il tempo che la luce ha avuto per potersi ehm, diffondere dappertutto. Ma oggi quell'universo è molto più grande perché si è espanso. È a un raggio non di 13, ma di 46 miliardi di anni. luce. E l'intero universo non ce l'ha un bordo nello spazio: che sia illimitato, infinito illimitato, o infinito limitato. Il bordo non c'è né che sia nelle, nelle tre direzioni spaziali infinito né che sia sulla superficie della sfera il bordo non esiste ma ha un limite, ha un bordo temporale anche l'intero universo ha l'età di 13,8 miliardi di anni tutti gli osservatori dell'universo misurano la stessa età dell'universo e quindi perché ne è legata la stesso valore della costante di A che definisce anche l'età dell'universo, oltre che gli orizzonti. Quanto è grande l'universo? L'universo osservabile ha un raggio fisico di 46 miliardi di anni luce e l'intero universo chiaramente non è misurabile, perché l'intero universo sta al di là, non è accessibile, lo possiamo solo ipotizzare, e se è infinito non è misurabile. Si espande l'universo? Certo che sì. L'universo osservabile si espande e l'universo osservabile, grazie all'energia oscura che lo fa espandere sempre più velocemente, ehm, sarà privato delle galassie che noi vediamo. In un futuro molto lontano, le galassie che noi vediamo oggi espanderanno a una velocità superiore a quella della luce, quindi usciranno dal nostro orizzonte visivo. E l'intero universo certo che si espande con espansione accelerata. Anche questa è provata e eh, lo sappiamo che si espande in questo modo. Supponiamo che sia la costante cosmologica a farlo espandere, una sorta di antigravità, una pressione negativa che fa espandere lo spazio. Ci sono varie teorie, lo vedremo la prossima volta, le approfondiamo la prossima volta. Una di queste è quella, appunto, della costante cosmologica. Che età l'universo? L'universo osservabile è un'età? Certo, la stessa identica dell'intero universo, 13.8 miliardi di anni, che è legata alla costante di Hubble e tutti nell'universo misuriamo questi valori. E quante galassie contiene? Chiaramente l'universo osservabile, adesso non ricordo il numero, hanno fatto una stima, ma c'è una grande incertezza di errore, perché se, essendo... Um, omogeneo isotropo, l'universo, quel piccolo campo che avete visto, il campo estremamente profondo di Hubble contiene più di 10.000 galassie, quel campo profondo è piccolissimo, l'avete visto, dovete tappezzare di 10.000 galassie quel piccolo campo inquadrato per tutta la volta celeste, sia la nostra che quella sotto, perché tutto l'universo è omogeneo, quindi ce lo aspettiamo ovunque. È stato fatto il calcolo, non lo ricordo, però sono tanti zeri um, quante galassie contiene vediamo tutte quelle che sono all'interno del nostro orizzonte che ha un raggio di 13,8 miliardi di anni nel tempo ciò che è più distante non ha avuto abbastanza tempo per arrivare ai nostri occhi quindi le possiamo contare ma sono solo una parte delle galassie e dell'intero universo eh, se l'universo è infinito Va da sé che anche il numero di galassie è infinito e comunque non è misurabile. Questa è la panoramica del nostro universo. La prossima volta non è ancora finita perché dobbiamo vedere bene cos'è il Big Bang, come è avvenuto, quando, come, con che fasi, che cosa hanno portato queste fasi. Qual è stato il ruolo dell'energia oscura e quale sarà il ruolo dell'energia oscura nell'evoluzione dell'universo? Quale sarà il ruolo della materia oscura? Benché noi non sappiamo cosa sia, abbiamo una teoria su che ruolo ha giocato nell'evoluzione del, del cosmo. Parleremo della nucleosintesi primordiale, quindi da dove saltano fuori gli elementi della nostra tavola periodica, da come si sono formati. E parleremo dell'espansione dell'universo accelerata, ovvero di questa energia del vuoto che sta facendo accelerare e che conseguenze potrebbe avere in un tempo molto lontano. Vi parlerò di questa cosa, sappiate già fin da ora che siamo nel campo ovviamente delle speculazioni, perché chiaramente eh, il destino ultimo dell'universo è ancora abbastanza come Dire, eh, ipotizzato, e abbiamo finito la prima, eh, la prima parte della, eh, della cosmologia. Adesso io vi lascio eh, qualche minuto per le domande, comincio a scorrermi i commenti. Grazie eh, per, per i complimenti, um, allora, vediamo Ciro. Eh, è possibile che in un tempo remoto possa esistere? Un arresto dell'espansione, no, se il modello lambda CDM è corretto, come pare essere, l'espansione non può che accelerare sempre di più. Quindi di sicuro non può arrestarsi. Perché la quantità di materia è fissata col Big Bang, ma eh, la, lo spazio, se diventa sempre più grande, ci sarà sempre più ehm, energia oscura. Che spingerà sempre più velocemente il, um, il, uh, lo spazio tempo, ok, torno un po' più su, ah, bella questa Berenice da YouTube con un pizzico di fantascienza. L'universo può ritornare al suo punto di origine, ossia riassorbirsi. Cioè, tu parli del Big Crunch, cioè un arresto dell'espansione e poi un successivo collasso verso un nuovo punto centrale, quindi un nuovo Big Bang. Era uno dei modelli cosmologici prima che scoprissimo l'espansione accelerata. Oggi siamo abbastanza certi dell'espansione accelerata, quindi no, l'espansione può soltanto accelerare e quindi non tornerà al suo punto di origine. Si parla di Big Rip, quindi di grande strappo. Uh -uh. Allora, l'espansione dell'universo influisce anche sulla distanza fra le galassie. Quindi, se noi sappiamo che una stella o galassia sono un tot di anni luce, dobbiamo rivedere la distanza. Sì, Pierpaolo. Allora, stelle no. L'espansione dell'universo non influisce a livello locale, quindi non a livello galattico, non influisce neanche a livello degli ammassi di galassie, cioè non è che gli ammassi di galassie si stanno disgregando, eh? lì vince la gravità che li tiene ordinati, li tiene insieme, ma su scala più grande questi ammassi, questi superammassi sono trascinati via dall'espansione cosmica quindi sì, certo che influisce sulla distanza. Delle, delle galassie a grande scala, le galassie retrocedono proprio per questo motivo. Rosa ci chiede: interessante questa: quindi i vari universi osservabili non incontreranno mai? Sì e no. Sì e no, perché ti faccio vedere. Torno indietro nella mia slide. era un modo più intelligente di farlo aspetta la mia slide che voglio farti vedere è ci avrei messo meno a farla nell'altro modo eccola qua eccola qui allora aspetta che cancello tutto allora Alcuni universi osservabili sono già in contatto tra di loro. Questo serve la penna. Allora, il nostro universo osservabile è già in contatto diretto con questo. Benché i due osservatori non possano vedersi, perché sono esterni tra di loro, sono già in contatto. Però questo qui non lo è. È ovvio che più passa il tempo, più questo universo espanderà l'orizzonte, giusto? Ma anche il nostro espanderà della stessa identica quantità. Quindi potrebbero arrivare a toccarsi. Certo che sì. Quindi alcuni orizzonti potrebbero anche intersecarsi, quindi una porzione di universo essere accessibile da più di un osservatore. È assolutamente possibile. In tutto ciò ci gioca anche l'espansione, ricordiamocelo sempre, che gli orizzonti al di sopra di quei 16 miliardi, le galassie retrocedono a velocità superluminale e quindi quella luce non ci arriva. Poi, la costante cosmologica sì esattamente, era la domanda di prima di Alberto, è quella che torna in auge oggi per spiegare l'accelerazione, assolutamente sì. Allora, vediamo un po', nel frattempo sono arrivati altri commenti sotto, il uh, resto dell'espansione l'abbiamo visto, attendiamo la seconda parte, sì, eh, Marco, la, il 27 di, uh, di giugno. Uh, vediamo un po' allora lo allo star party tutti i partecipanti interrogazione su questa prima parte bene Silvia tu sarai la prima a essere interrogata perfetto e niente allora um, non vedo altre domande di tipo grazie ragazzi davvero di, di tutti di tutti i ringraziamenti i complimenti mi fanno veramente piacere so che è un argomento complicato sono più di due ore che siamo qui, tanto sapete che le MLM non durano meno di due ore. Eh, Fabio Musolesi, l'espansione dell'universo può superare la velocità della luce, sapendo che la massa non può superarla. Sì, Fabio, assolutamente, perché il cosmo, l'espansione dello spazio, non è vincolata, alla, alla, non è vincolata al limite della, della velocità della luce. I moti nello spazio sì, ma il moto dello spazio no. Infatti tutto ciò che sta al di là di quell'orizzonte della sfera di Hubble retrocede a velocità superiori a quelle della luce. Allora, Alfredo, la velocità di espansione dell'universo è uniforme nello spazio? Sì, è uniforme. Espande in maniera accelerata dappertutto allo stesso modo. Perché? Perché il valore della costante di Hubble è misurato in maniera identica in qualunque punto dello spazio. Proprio perché le leggi della fisica valgono per tutti, perché anche l'universo è omogeneo e isotropo. Eh, anche le onde radio sono soggette alla dilatazione dell'universo? Certo, Alessandro, le onde radio sono luce, tutto quello che viene chiamato spettro elettromagnetico, che va dalla parte più energetica, raggi gamma, raggi x, ultravioletto, visibile, infrarosso, eh, microonde, onde radio. È tutta luce, sono tutti fotoni a differente energia, altissima per i raggi gamma, molto molto bassa per le onde radio. Ok? Quindi è luce, semplicemente noi non possiamo vederla quella luce, ma è luce anche quella. Uh, poi... Um... Ecco, qui un'altra bellissima domanda. Massimiliano, grazie. La materia oscura provista, prevista dal modello lambda CDM c'era già prima del Big Bang. Il discorso del prima del Big Bang lo affrontiamo la volta prossima, ma vi dico già che non ha senso parlare di prima del Big Bang perché il tempo si, lo spazio-tempo, quindi lo spazio e il tempo, si formano con il Big Bang. Quindi non c'è un prima del Big Bang, è l'istante zero. La velocità di espansione uniforme. Um, e, e, e un commento sulla recente discordanza sulla misura della costante di Hubble. Allora, non ho ben presente a cosa ti riferisci, però. La misura della costante di Hubble si può fare in diversi modi, dalla radiazione cosmica di fondo, dalla distribuzione della massa nell'universo, dalle cefeidi, dalla, cefeidi no, dalle supernove di tipo primo A, eccetera. Cioè, ci sono vari modi per calcolare la, la, il valore della costante di Hubble e in base al, al, al metodo usato si ottengono valori un po' differenti tra di loro se consideri che negli anni 20 no che di più negli anni 50 anni 60 era compresa tra 50 e 100 km al secondo su megaparsec eh, adesso ce l'abbiamo su eh, è stata 72 poco o pochi decenni fa adesso siamo sui 67 che è la misura più più precisa ottenuta dalla radiazione cosmica di fondo, se non ricordo male la misurazione l'ha fatta il satellite Planck, eh, però in base ai metodi differenti, sai, c'è un certo grado di incertezza, quindi saltano fuori valori che sono un po' discordanti, ma non sono così tanto discordanti, cioè magari ottieni 76, eh, 69, eh, 65, 80, quindi sono tutti valori che orbitano intorno più o meno a, a, quella, a quel valore. Uh, bene, mi fa piacere che vi sia piaciuta la, la live. Allora, prendo l'ultima domanda e poi, um, e poi direi che chiudiamo. Um, il Big Bang, vediamo. Enza, Enzo, l'ultima domanda è anche la più difficile. Che cosa è il tempo? È una bella domanda. È una bella domanda perché stiamo cercando. lo dobbiamo capire. Dobbiamo capirlo se il tempo è una mera invenzione dell'uomo che però funziona. perché noi ci muoviamo nel tempo, noi scandiamo il tempo, i processi fisici avvengono nel tempo. Pensate al decadimento di un elemento radioattivo. Avviene nel tempo, cioè in un qualche momento, in un qualche momento di una scala che noi chiamiamo tempo, un atomo decade. Quindi la domanda è, il tempo esiste intrinsecamente nella natura? Se sì, è continuo, è quantizzato come l'energia, cioè a pacchetti? Si può spaccare il tempo in unità sempre più piccole o c'è cioè l'unità minima di tempo come per l'energia? È un'invenzione dell'uomo che ci torna comodo nei calcoli e che comunque è applicabile alla realtà, ma non esiste fisicamente? È una bella domanda, una domanda aperta. Però il tempo, noi lo sperimentiamo. Il tempo fa parte delle equazioni perché fa parte della, della, nostra, della nostra esperienza. Il tempo ha degli effetti e noi li misuriamo. La relatività ristretta, che ci dice che il tempo si dilata e lo spazio si contrae, lo abbiamo misurato. Il GPS funziona così e l'orologio del GPS scorre più lentamente se è in presenza di un campo gravitazionale o, o di un campo più debole. Quindi sì, il tempo deve esserci, va capito se è una, un qualcosa di, di... che entità fisica è, ecco, passami il termine, che entità fisica è. Bene, um, credo che appunto il tempo <ride> di questa live sia terminato. Grazie per essere rimasti con me per tutto questo tempo e spero che vi sia piaciuta. Um, io vi do appuntamento uh, a martedì 27 di giugno per la seconda parte della cosmologia dove vedremo il Big Bang. Io vi ringrazio tutti, vi auguro buonanotte e ce li sarei. Ciao.